Buongiorno a tutti cari amici telespettatori, riders appassionati e benvenuti sul circuito del Mugello. Oggi qui il 6 novembre si svolgerà un evento importantissimo, ormai storico, giunta alla sua 8ª edizione. Stiamo parlando della 200 miglia Endurance, una gara di Endurance della durata di 200 miglia che vede sfidarsi equipaggi con nomi di altissimo livello. Sono presenti infatti oggi, a partire dal due volte campione del mondo 125 e 250 Manuel Poggiali, altri nomi quali Eddie Lamarra, Remo Castellarin, Luca Pedersoli, Luca Salvadori, Kevin Manfredi e così via. Come potete apprezzare da queste immagini, le condizioni meteo sono state molto molto difficili. Un sabato caratterizzato da piogge fortissime che ha visto i piloti sfidarsi sulla pista molto bagnata e una domenica molto incerta. Tra pochi minuti avrà il via la gara della 200 miglia e come potete vedere dal cielo non si sa come sarà questa gara. Al momento la pista è bagnata, ma qualora non piovesse potrebbe asciugare nel corso della gara e questo rimescolerebbe tantissimo le carte. In questo weekend della 200 miglia abbiamo anche realizzato tanti video speciali in cui abbiamo visto i backstage e i retroscena e la vita privata dei piloti che compongono questa gara. Potete andare a vederli sul nostro canale YouTube Racebooking e sulla nostra pagina Facebook Racebooking per scoprire un po' che cosa dicono i piloti durante un weekend di gara. Ora, come potete capire anche voi, nel momento in cui la pista cambia da asciutto a bagnato si vanno a fare dei lavori importanti sulla moto per modificare l'assetto in modo tale che il pilota abbia il giusto feeling dall'asciutto al bagnato. Abbiamo quindi deciso di entrare nel box del team AP Racing composto da Dario Marchetti, Luca Bono e Manuel Poggiali per chiedere un po' quali sono i lavori che si fanno sulla moto per passare dall'asciutto al bagnato. Come avete potuto vedere in questa 200 miglia del Mugello le condizioni sono davvero proibitive, piove tantissimo, pista veramente tanto bagnata, così siamo arrivati nel box di un top team, ovvero la P Racing Team che ormai da diversi anni disputa questa gara con Dario Marchetti, Luca Bono e Manuel Poggiali. Siamo qui proprio per chiedere a Dario che cosa si fa sulla moto in condizioni di bagnato, ovvero quali sono le procedure tecniche che si vanno ad attuare sul mezzo per adattarla a condizioni di bagnato così estremo. Guarda, è una domanda molto intelligente perché si fa molto. Spesso la cosa migliore da fare è caricare la moto sul furgone che è meno pericoloso e non ci sono problemi di sorta. Considera che una Panigale di serie come queste che usiamo, no, le nostre non sono di serie, quelle di serie già passi 300 all'ora al Mugello, con queste arrivi a velocità intorno ai 3-10, quindi sono moto che bisogna veramente adattare, come cucire un vestito su misura, perché cambiano le condizioni di grip, chiaramente essendoci molto meno aderenza bisogna ammorbidire, quindi cambiare il carico della molla, cambiare l'idraulica. Si abbassa anche la moto dietro per avere più trazione, per avere più grip e si lavora molto anche sull'elettronica perché chiaramente l'intervento dell'elettronica deve essere più delicato, il gas deve essere più dolce, c'è più traction, bisogna individuare il traction giusto, anche il freno motore giusto, perché ad esempio ho fatto una gara in Austria in agosto e in scalata il blipper mi faceva bloccare il posteriore come se ci fosse la neve perché avevamo troppo freno motore, quindi è molto importante l'intervento del team. Assolutamente sì, oggi tra l'altro abbiamo potuto apprezzare che rispetto all'anno scorso il livello si è alzato tantissimo, ci sono tanti equipaggi con grandi nomi, abbiamo visto da Kevin Manfredi a Luca Pedersoli a Luca Salvadori a Eddie Lamarra ritornato alle gare dopo tanto tempo a Remo Castellarin, quindi avrete del gran filo da torcere. Guarda, soprattutto con un Salvadori che ha fatto 2.14. Guarda, su questo. Non è mai facile, anche perché io sono molto bravo, un grande talento trovare le gare facili, ma mi copiano tutti e dopo erano facili il primo anno, però loro mi sottovalutano, io sono in grado di trovarne ancora più facili perché giro sempre il mondo. Eravamo recentemente in Bahrain, c'è un campionato là molto interessante, non mi meraviglierei se facciamo la 6 ore del Bahrain, che almeno non piove, piove un giorno all'anno, se piovesse quel giorno lì sarebbe una bella sfortuna. Bene Dario, grazie di tutto. Grazie a te, buon lavoro, se vuoi un po' d'acqua qua ne abbiamo. Voilà. Mi basta quella che c'è fuori e in bocca al lupo. Ciao, per la gara, grazie, di domani. Ciao Dario. Ciao. Abbiamo quindi sentito quelli che sono i lavori che si fanno su una moto per adattarla dall'asciutto al bagnato, ma molti di voi si chiederanno come si svolge una gara di endurance come questa. È una gara molto speciale in quanto non è necessario avere delle moto prettamente da endurance per svolgere questa gara, ma i piloti e gli equipaggi possono usare diverse moto in tutto il corso della gara. Infatti vi sono alcuni equipaggi come il team No Limits che disputa anche il mondiale endurance e il Boldor che hanno una moto da endurance, ma altri equipaggi in cui ogni pilota usa la propria moto. In quel caso i piloti non possono restare in pista per più di 50 minuti, quindi allo scadere dei 50 minuti il pilota che sta guidando è costretto a rientrare ai box, parcheggiare la moto, lasciarla sui cavalletti, il compagno di squadra lo fa scendere, sale sulla propria moto e si riparte. Quindi
non c'è una sorta, un vero e proprio rifornimento, un cambio gomme, ma c'è proprio un cambio pilota e un cambio di moto. Questa quindi è la peculiarità della 200 miglia Endurance. Infatti in questa gara possono partecipare tutti con qualunque moto, anche gli amatori. E vediamo dai piloti professionisti agli amatori, uno schieramento davvero molto molto ampio. Ora, come dicevo, le qualifiche sono state molto difficili e molto impegnative, con la pista prima bagnatissima e poi che andava ad asciugare. E abbiamo intervistato quindi gli autori della pole position. Andiamo a vedere l'intervista per capire come hanno fatto ad ottenere questo risultato così importante. Dopodiché noi di Race Booking ci spostiamo su in cabina di commento e ci prepareremo a commentare questa 200 miglia del Mugello edizione 2016. Sono qui con i due poleman di questa 200 miglia del Mugello, Luca Pederzoli e Luca Salvadori. Ragazzi, siete stati velocissimi nonostante le previsioni, cioè, nonostante un meteo assolutamente non clemente, almeno ieri. Beh, sicuramente il merito comunque va totalmente a Luca Salvadori, perché sì, no, e anche nella strategia sin dall'inizio sapevamo che il meteo era avverso, quindi lui è notoriamente, si sa, è velocissimo sull'acqua. E infatti apprezzo il fatto che mi abbia chiesto di fare la 200 miglia con lui, l'ho apprezzato molto e cercherò in gara di fare il mio dovere. Comunque ho del margine, non sarò veloce come lui, però a gara di durata bisogna un attimino... Le gare di endurance sono sempre un punto interrogativo, perché appunto sì, la strategia conta. Luca, sei stato anche ovviamente velocissimo, sia ieri che stamani mattina. Che strategia di gara, se si può dire, pensate di adottare? Se non lo dite a nessuno lo possiamo dire. Comunque niente, dipende un po' dalle previsioni. All'inizio, se fosse stato asciutto, forse sarebbe stato il caso che fosse partito Luca, l'altro Luca. Invece, visto che danno la bomba d'acqua per dopo, mi sa che staremo sulla strategia. Parti te. Esatto, parto io e lui farà l'intermezzo e poi finirò io. Io vi faccio in bocca al lupo, vediamo il tempo che cosa ci riserva e complimenti ancora. Siamo pronti in tutti i casi. Ed eccoci qui in cabina di commento, pronti per gustarci questa 200 miglia del Mugello Endurance. Qui con voi Alberto Fontana, speaker del portale racebooking.net, ed Edoardo Mazzuoli, pilota del CV600 Supersport. Ciao a tutti. Abbiamo visto quindi gli autori della pole position spiegarci come hanno fatto a fare quel tempo straordinario. Abbiamo visto Dario Marchetti spiegarci come si assetta una moto da bagnato. E adesso, mentre le moto si stanno schierando sulle griglie di partenza, pronte per la procedura di partenza, andiamo a vedere i piloti e gli equipaggi che oggi si sfideranno su questa gara della durata di 62 giri. Partiamo dalla 24esima posizione per l'equipaggio 711 con Luca Mazza e Daniele Tuzzi. 23esimo l'equipaggio 96 con Giuseppe Stefan Cavicchi e Luciano Romi. 22esimi Leonardo Fiorini e Mattia Buriani si schierano con il numero 91. Davanti a loro in 21esima posizione l'equipaggio numero 222 con Lorenzo Di Ciolo ed Enrico Tognocchi. 20esimi a bordo di moto prototipo Moretti 600 Giovanni Zoppi e Lorenzo Campodonico corrono con il numero 9. In 19esima posizione il team Speedy Bike, che schiera tre piloti: Alessandro Moncigoli, Francesco Varanese e Mirko Calcagno. Al 18esimo posto Stefan Cancelà e Philippe Ordecan direttamente dalla Francia con il numero 121. 17esima la moto del team No Limits, la vera moto da Endurance, che schiera Matteo Osler, Stefano Pedrini e Marco Passerelli. 16esimi Fabio Tagliabue e Daniele Barbero. 15esima posizione per il team RM2, che schiera due Premoto 2 guidate da Ottaviano Vietti Ramos, Davide Felaffi e Tiziano Bergamasco, infortunatosi che non correrà. 14esimo un Highlander, Nicola Gandini numero 71, correrà questa gara da solo perché il suo compagno Luigi Cogo ha distrutto la moto il venerdì nelle prove libere. 13esima posizione per un altro equipaggio francese, Andrea Bosio e Frank Sersosimo, che precedono l'equipaggio numero 11, la pole position della categoria 600, Alessandro Zaccone, Davide Stirpe e Carlo Corradini. Si arriva alla top 10 con la famiglia Iannuzzo al completo: Vittorio Iannuzzo, che corre insieme al padre Armando Iannuzzo, e il terzo compagno di squadra Giovanni Maiano. Nona posizione per Yanni Tonisco e Mulot Thierry, altro equipaggio francese con il numero 21. Ottava posizione per un equipaggio che questa gara la conosce molto bene: il team Happy Racing, vincitore di due edizioni passate, si schiera con le loro Ducati Panigale numero 5 con Luca Bono, Dario Marchetti e il due volte campione del mondo Manuel Poggiani. Settima posizione per il team Villa Racing, che schiera tre piloti: Alessio Toffanin, vincitore del trofeo Bridgestone, Gianluca Villa e Francesco Rigo.
Sesta posizione per un grande pilota di livello mondiale, Kevin Manfredi, numero 834, che corre insieme al compagno di squadra Filippo Maria Fini. Si sale nella top 5, Andrea Poggi e Roberto Sorrentino, numero 88, hanno stampato il quinto miglior tempo e si schiereranno quindi dalla quinta posizione, alle spalle di un grandissimo, attesissimo ritorno con il numero 51, Eddie Lamarra, torna alle gare dopo 3 anni di stop, insieme a un nome illustre, Remo Castellarin, uno che il gas ce lo dà tantissimo. Terza posizione per il campione in carica della Yamaha R1 Cup, Michael Mazzina Z, numero 45, corre insieme a Danilo Tomasoni, hanno fatto il terzo miglior tempo alle spalle dell'equipaggio numero 77 con Marco Muzio e Ivan Clementi, che parte dalla seconda posizione alle spalle dell'uomo che ha girato in 2.08 e 637, un tempo straordinario, un tempo stratosferico, lo trovate sulla nostra pagina Facebook, il video on board, Luca Salvadori, che corre insieme a Luca Pedersoli, gli autori della pole position. Edo, pronostico. Ma rispetto all'anno scorso mi sembra che ci siano molti, molti nomi illustri. Il livello è altissimo e di gente che è sobbagnato e capace a guidare ce n'è tanta, quindi credo che vedremo una gara molto spettacolare. Il meteo farà la sua parte, perché questa incertezza qui, sai, rimescolerà secondo me un po' le carte in tavola. Adesso vediamo un po'. Intanto vedo Manfredi che fa un burnout, penso sia per scaldare le gomme, è una cosa che viene dalle mini moto, si fa quando si è piccoli sulle mini moto, nelle griglie di partenza si vede spesso tante persone farlo e Kevin lo fa anche oggi. Ricomincia a piovere nel frattempo, proprio quando sta per avere inizio la 200 miglia del Mugello edizione 2016. Chi sperava nell'asciutto, chi sperava in un cambio di strategia con gomme intagliate al posto delle rain a metà gara, si dovrà ricredere, perché la pioggia aumenta e si intensifica. I piloti sono schierati dalla parte opposta del rettilineo di fronte alle loro moto, e quando la bandiera tricolore sventolerà potrà avere inizio la edizione 2016 della 200 miglia del Mugello. Sventola adesso, scattano verso le proprie moto, saltano sui loro bolidi di cilindrata 1600 e partono adesso i piloti della 200 miglia. È partito fortissimo Luca Bono, è partito come un missile, si porta al comando della gara sullo scollino del rettilineo del Mugello, da ottavo a primo, ma Salvadori va a fare una staccata da Cineteca, si porta subito al comando della gara. Si è interrotto così dopo soli 300 metri il sogno di Luca Bono di girare in prima posizione, ma comunque da ottavo a secondo è tanta, tantissima roba. Eddie Lamarra in lotta con Manfredi, Bono si riprende il comando della gara, la prima variante all'interno su Luca Salvadori, ma Salvadori, intelligentissimo, like a sir, così ci ha scritto sulla tuta, riesce a passare Luca Bono e riprendersi il comando della gara in soli 4 o 5 metri d'asfalto. Al comando quindi Luca Salvadori, davanti a Luca Bono, terza posizione per Kevin Manfredi, quarto Eddie Lamarra, quinto l'equipaggio Muzio e Clementi, sesta posizione per la moto del Tino Limitz. Intanto Manfredi, andate a dirgli che sta girando sul bagnato, perché forse non l'ha capito come è entrato forte alla Casanova. Mazzina ne va a passare due, cosa ci fa Mazzina qui dietro? Ah, ma secondo me sicuramente sarà rimasto attardato nella partenza, qualche errore, sai, nel mettere in moto la moto. Una partenza disastrosa per Michael Mazzina, che si trova oltre la decima posizione, quindi tutto da rifare, mentre Andrea Poggi all'ingresso dell'Arrabbiata 1 fa un grandissimo sorpasso sulla Suzuki gialla del team No Limits e guadagna una posizione molto importante. Quando si entra adesso all'Arrabbiata 2 lo puoi apprezzare anche te da queste immagini, la pista è ancora molto bagnata e soprattutto la pioggia sta aumentando. Intanto il lungo di Bono con Eddie Lamarra, che prova a vedere uno spiraglio in cui mettere la sua Ducati davanti alla Ducati del team AP Racing, ma deve desistere e ripensarci al prossimo comunque giro. Guarda come la pioggia cade copiosa in alcuni punti della pista, diciamo. Da qui all'altra parte del rettilineo, la San Donato, la Luca Poggiosecco, piove, mentre alle Arrabbiate no. Quindi bisogna vedere anche l'interpretazione dei vari punti della pista. Sventola la bandiera bianca con la croce rossa di Sant'Andrea, che sta ad indicare che piove. Se ne saranno accorti i piloti, mentre Mazzina all'esterno del correntaio va a passare Toffanin con una facilità disarmante. La bravura di Mazzina sul bagnato e il gas che ci sta dando in questa prima fase di gara, in cui hai visto anche Toffanin l'incertezza che ha avuto nella Biondetti, per poco non lo mollava il posteriore o l'anteriore, non sono riuscito a capirlo. Mazzina
ha qualcosa in più di tutti quanti. Ne ha davvero tanto di più adesso alle spalle di Ottaviano Vitti-Ramus, e alla faccia della gara di Endurance in cui bisogna cercare di non prendersi rischi. Mazzina sa che se vuole non perdere il treno con quelli là davanti, di rischi se ne deve prendere. Adesso svernicia in velocità questi 600 sul rettilineo del Mugello e anche un 1000. E intanto Eddy Lamarra l'attacco dentro alla San Donato su Luca Bono. Si prende la terza posizione di Lamarra. Bono prova a resistere, mentre evidenti problemi di appannamento sulla telecamera di Luca Bono vi fa capire quanto sia bassa la visibilità. Prova dentro alla prima variante, ma Lamarra è davanti. Lamarra è davanti e si prende quindi la terza posizione. Intanto in basso a destra nel riquadrino potete vedere cosa succede nei box, mentre qua in pista Nicola Gandini stacca fortissimo e va a passare un altro pilota, mentre la pioggia inizia ad aumentare in maniera davvero molto copiosa. E Edo, sono condizioni difficili. Intanto Mazzina! Mazzina, Ed, cosa sta facendo Mazzina? Mazzina ha rimontone e più che altro la voglia di andare davanti di Mazzina è tantissima. Peccato per la sua partenza non felice, perché sarebbe un valore aggiunto a quei due lì davanti che stanno scappando, sono Luca e Manfredi. Dove stacca? Alla Casanova, quando Iannuzzo era già lì a mettere la marcia più bassa. Mazzina era ancora in carena a dare gas e a staccare 30 metri dopo a Iannuzzo, e l'ha passato con una facilità disarmante. E intanto la pioggia aumenta sempre di più. Potete vedere adesso dalla Biondetti quanto stia cadendo forte la pioggia su questo tracciato, e Mazzina ha raggiunto Poggi in sesta posizione. Mamma mia che rimonta di Michael Mazzina. Beh, comunque questa è una gara di endurance, quindi nel senso se... Oh, Manfredi su Salvadori, l'ha staccata la San Donato. Dove ha frenato Kevin Manfredi? Qua c'è un duello da CIV. Ci sono due conoscenze da CIV e di mondiale, quindi il livello qua davanti è atomico. Kevin poi ha fatto quest'anno una delle sue migliori stagioni, quindi è molto in forma ed è anche molto forte sul bagnato. Bono ci ha riprovato sulla marra ma non ci è riuscito, ma vi invito a guardare adesso lì in fondo la bandiera, la vedete lì davanti alla marra, quanto sia teso il vento che sta soffiando sul circuito del Mugello. C'è quella bandiera a cono, quella che si usa negli aeroporti per far vedere quanto è forte il vento. Mazzina intanto in lotta ancora con Andrea Poggi. Dove va a frenare Michael Mazzina? E guadagna la sesta posizione su Andrea Poggi. La rimonta della vita questa di Michael. Impressionante, impressionante davvero. Guardate il vento quanto è forte. Aia! Caduta la Biondetti, caduta la Biondetti. La moto numero 96 è caduta. Rivediamo il replay dell'incidente. Oh! Classico high side da Biondetti. Ti scappa il posteriore high side. Per fortuna è stato un high side con un lancio molto orizzontale, non in alto, quindi... meno doloroso del solito. Ha preso una bella schienata, però, se noti, nell'unico punto in cui non hai protezioni forti, ovvero le costole, non hai il paraschiena che ti copre, e lì, sai, le costole chiedono pietà. E intanto guardate quanta pioggia sta venendo giù da queste immagini in super slow motion a 240 fotogrammi al secondo. Guardate Di Ciolo con la sua Yamaha R6, il compagno di squadra di Tognocchi, quanta acqua sta alzando con i suoi battistrada. E sta venendo giù molto forte. È un meteo totalmente imprevedibile questo, perché nel corso della stessa giornata c'è stato un sole che ha quasi portato la pista ad asciugare, e al contempo subito nella dopo Endurance GP. Sì, poco prima della Endurance GP la pista stava asciugando, poi nella Endurance GP è arrivata una pioggia che questa in confronto è sole. Quindi vi invito ad andare a vedere il video della gara dell'Endurance GP per rendervi realmente conto con i vostri occhi di quanta pioggia sia caduta prima di questa gara. E quindi anche per i piloti è difficile fare i conti, anche perché al di là del feeling che devi trovare con la pista, qualora smettesse di piovere adesso c'è la possibilità che nella fase finale di gara qualcuno possa azzardare a mettere le gomme intagliate. Perché ricordiamo, sì, siamo a novembre, ma se spunta il sole al Mugello in un'ora e mezza, la pista non dico che diventa da asciutto, ma diventa da intagliato. Sì, chiaro, o quantomeno da provare un anteriore rain e un posteriore asciutto, queste, diciamo, configurazioni miste. Comunque tu stai dicendo di un cambio di grip e di situazione di gara durante il corso della
appunto dell'evento, però guarda che guidare sul bagnato, soprattutto al Mugello, ogni centimetro, assolutamente ogni centimetro, è un interpretare la situazione. Tofanin in decima posizione, va a passare Bosio all'ingresso dell'Arrabbiata 2 in un punto molto difficile. È raro forse vedere sorpassi tra l'Arrabbiata 1 e l'Arrabbiata 2, o comunque con questa così grande facilità è riuscito a passarlo, a guadagnare una posizione. Intanto lì davanti voglio farvi apprezzare quanto vantaggio stia accumulando Kevin Manfredi su Luca Salvadori, e soprattutto quanto sia l'acqua che alzano le moto, al punto che Salvadori, che sarà stato una sessantina di metri più indietro, continuava a ricevere gli schizzi della moto di Kevin Manfredi. Tu devi vedere quando facciamo le gare e arriviamo in fondo alla prima frenata e siamo in 40. Non vedi niente. Diciamo che ti metti una mano sul cuore e speri di arrivarci alla curva. È così che avevi fatto da 25esimo a decimo quell'anno lì al CIV. Un po' garibaldino. Non hai frenato. un po' garibaldino. Non hai frenato, hai detto voi. Io non vedo niente, spero di non centrare nessuno. Mi è andata anche tanto bene. Esatto. Perché lì il rischio di contatto a fare un lavoro del genere è altissimo. Telecamera on board sulla moto di Vietti Ramos. Poco fa avevamo apprezzato la guida sulla moto 600 di Zoppi, poi abbiamo visto anche la guida sulla moto 600 di Diciolo, e adesso ci trovavamo sulla moto di Vietti Ramos, che fa da fanalino di coda di questo gruppo molto interessante che si sta giocando la nona posizione, con Tofanin a fare da leader di questo gruppo, poi Bosio, Osler, Zaccone, Cancela e Vietti Ramos, mentre Lorenzo Diciolo, eccolo qua ancora on board sulla sua Yamaha R6, sta cercando di guidare abbastanza cauto, se noti, viste anche le condizioni disastrose di pioggia che ci sono in questo momento qui sul circuito. High side di Diciolo, perde totalmente il posteriore in uscita dalla seconda variante, finisce in ghiaia. Rivediamo il replay. High side di posteriore. Un po' un eccesso di zelo nell'aprire il gas in queste condizioni così difficili. Sì. Purtroppo lo sai meglio di chiunque altro, tu che sul bagnato sei uno specialista. Quando le situazioni sono così, finché non hai la moto dritta e non sei dritto, il gas te lo puoi assolutamente scordare. Sì, però diciamo che non vorrei trovare una scusante per Diciolo, però ci sono dei casi e delle volte in cui sul bagnato, soprattutto al Mugello, dove non è un eccesso di gas quanto anche una situazione, un rigagnolo d'acqua, infatti è come potete vedere le differenze di chiazze che esattamente ci sono. La pendenza della pista e il banking delle curve poi porta a creare dei rigagnoli che poi cambiano da giro a giro anche in base al vento o a dove passano le moto, quindi tu ripassi dallo stesso punto però c'è una pozza diversa, e è come nel cross, la situazione cambia ogni giro, quindi è difficilissimo. Intanto Kevin fa come se fosse sull'asciutto. È imbarazzante, considerando che Salvadori aveva fatto il miglior tempo nella Q1 su una situazione di bagnato quasi come questa. Vedere Manfredi andare così forte su questo bagnato è davvero incredibile. Mentre nel frattempo Enrico Tognocchi nei box si sta preparando per entrare, ed ecco qui vorrei farvi notare questa cosa particolare, ovvero come dicevamo, anzi forse non ve l'abbiamo detto nell'introduzione, ve lo diciamo adesso, come funziona questa endurance. Allora, i piloti che girano in pista non possono stare in pista per più di 50 minuti consecutivi. Anche per motivi di sicurezza. Esatto, quindi i piloti possono girare quanto vogliono, ma al massimo 50 minuti. Quindi si possono fermare quando vogliono, da 0 a 50 minuti, rientrano ai box e fanno salire il compagno di squadra. Una volta tornati ai box, devono stare fermi almeno 20 minuti. Ok, quindi questa è la regola. Intanto Vietti Ramos va a passare una moto del Team No Limits, bellissimo questo sorpasso nel cambio di direzione. Quindi che succede se un pilota cade? Bisogna differenziare poi la conseguenza, perché per un equipaggio a due piloti è un conto, per un equipaggio a tre piloti c'è un vantaggio. Esatto, allora se un pilota cade e non può tornare ai box, il suo compagno può partire dai box almeno 3 minuti dopo, deve aspettare 3 minuti poi può partire. Mentre invece negli equipaggi composti da 3 piloti questo può essere un vantaggio, perché se un pilota cade, ok, ed entra un altro,
e cade anche quello, c'è il terzo pilota che può entrare. Esattamente. E può dar modo agli altri di ritornare ai box. Nel frattempo Eddie Lamarra ha raggiunto Luca Salvadori. Si mette in scia sul rettilineo del Mugello. Franco Bollato alla Yamaha R1 del team MotoZoo. E lo va a passare in scioltezza. Vediamo se Salvadori va a staccare da animale qua in fondo alla San Donato. La staccata disumana di Luca Salvadori, che si riprende la posizione sulla Marra, ma arriva lungo. E la Marra intelligentemente fa valere i suoi anni di esperienza e si rimette davanti a Luca Salvadori. Bellissima questa lotta, che ci fa capire che la Marra è in grandissima forma oggi in questa gara e che Luca Salvadori sta guidando forse un po' troppo cauto in questa prima fase. O non riesce a trovare il grip giusto, o vuole portare a casa la moto, o non si sa. Fatto sta che comunque lì davanti Manfredi sta facendo un altro sport, sta volando, sta dando 2 secondi a giro a tutti quanti, e la Marra ha capito che se vuole cercare di avere qualche chance di portarsi a casa la vittoria deve andare a prendere Manfredi là davanti. Sono passati 3 minuti dalla caduta di Diciolo e Tognocchi rientra in pista. Intanto rivediamo un replay. Che rischio, che bravo, che bravo. Chi è? Bosio, l'equipaggio di Bosio. Non sappiamo se sia Bosio o il suo compagno di squadra, non siamo in grado di capirlo da queste immagini. Però si è giocato il jolly dell'anno. Impressionante come si è rimasto in piedi. Nel frattempo Toffanin deve versare. No! Caduta di Salvadori! Caduto il pilota, autore della pole position all'ingresso della Casanova. Rivediamo, Edo, facci capire come ha fatto cadere. Posteriore. Posteriore completamente, tra l'altro in un punto in cui sei in appoggio, in cui non devi dar gas. E questo mi fa capire che era al limite. Intanto l'hanno visto anche dai box. E Luca Pedersoli dovrà prepararsi per l'ingresso in pista, perché dovrà sostituire il compagno di squadra Luca Salvadori, sperando che Salvadori sia in grado di riportare la moto ai box. Evidentemente non era così a suo agio. Poi quando lo ha passato la Marra ha cercato magari di mantenere un po' il ritmo, ed è incappato. Intanto missile con scritto Kevin sulla tuta arancione e blu del Team Phoenix di Roma. Passa indisturbato. Viste le condizioni di bagnato direi siluro, ma ho visto questo siluro arancione passare, ho detto cos'è, poi ho capito, è Manfredi. E vabbè, si commenta comunque, da solo. Comunque peccato per Salvadori, perché è una caduta in un equipaggio da due, stavamo appunto dicendo che crea un problema. Esatto, perché adesso Luca Pedersoli dovrà comunque aspettare 3 minuti come tutti quanti per entrare in pista, e però dovrà fare attenzione, perché se anche Luca Pedersoli cadesse non ci sarebbe il terzo che possa sostituirli. Esattamente. Quindi dovrà farsi uno stint di almeno 50 minuti per dar tempo a Salvadori di rientrare ai box e riparare la moto. E dovrà fare attenzione, assolutamente fare attenzione. Inquadrato adesso Moncigoli, che sta facendo una gran bella gara, si trova in 15ª posizione e Salvadori se ne va mestamente e chiede tra l'altro giustamente ai commissari se possono farlo arrivare al raccordino. Vedi, lì in fondo c'è il raccordino. Però magari per motivi di sicurezza non si può attraversare la pista. Parlavamo di Moncigoli e appena dietro Moncigoli c'è il pilota inquadrato adesso, che è Nicola Gandini, che disputerà l'intera gara da solo. Esatto. E questa è una mossa da Highlander. Sì, esatto, ma al di là del coraggio di farsi 62 giri da solo, che poi non sono 62... Perché non Chiaro, sono 62? Non sono 62 perché tu puoi girare fino a un massimo di 50 minuti, poi devi stare fermo almeno 20 minuti. Esatto. E poi non riesci a completare tutti i 62 giri. Esatto, quindi Nicola Gandini comunque si fa questa gara per divertirsi, senza grandi aspettative, perché ogni volta che rientra ai box avrà 20 minuti di ritardo rispetto a tutti gli altri, che sono quantificabili una decina di giri. Guarda intanto l'arcobaleno in fondo al rettilineo del Mugello. È una giornata incredibile. Incredibile, davvero. Mai visto delle immagini del genere. Mi fa venire i brividi vedere una gara del genere in cui all'inizio una pioggia disumana aveva messo a dura prova le condizioni di visibilità, e adesso dopo soli 7 giri spunta il sole sul circuito del Mugello con Toffanin che va a guadagnare una posizione con un bel sorpasso alla San Donato. Indicazioni di Fabio Uccelli, team manager di Luca Pedersoli e Luca Salvadori, per cercare di ovviare a questa caduta. Intanto Tognocchi è entrato adesso in pista e sta cercando giustamente anche lui di non cadere, perché di mettere una pezza all'errore di Diciolo. Esatto, perché Diciolo deve avere il tempo di tornare ai box, riparare la moto e dare quindi il supporto al compagno di squadra Tognocchi, che possa rientrare ai box. Guardate che meraviglia l'arcobaleno sul rettilineo del Mugello. Poi una cosa molto importante nelle gare di endurance è anche quello che è il ruolo che svolge non solo il pilota ma anche la squadra, non solo nella messa a punto
di quella che è la moto e nelle varie situazioni, ma anche nella scelta della strategia, perché è chiaro, la strategia si può decidere la sera prima seduti a tavola con calma, però qualora ci fosse un inconveniente come una caduta, una rottura, un problema, bisogna avere la freddezza per rielaborare la situazione nel miglior modo possibile e nel minor tempo possibile. Esatto. Quindi questo fa la differenza anche nell'endurance ed è molto importante. Rientra intanto Luca Pedersoli per sostituire Luca Salvadori. Inquadrato in basso vedete nel riquadrino quello che succede nei box. Felappi che guarda la gara dal monitor. E guardate la meraviglia di queste immagini, con il sole basso sull'orizzonte che illumina la scia alzata dalle moto e ci crea queste immagini meravigliose. Guardate che roba, l'arcobaleno lì in fondo alla San Donato. Pazzesco. Non ho mai visto nulla del genere in tutta la mia vita. Ed è qualcosa di meraviglioso poter dire io ho preso parte a questa gara. Perché intanto il lungo di Manfredi, lui se ne frega, il ginocchio lo mette a terra. Perché ti trovi a correre in delle condizioni che ti emozionano. Cioè è troppo bello, sì, è troppo emozionante. Ha qualcosa di romantico questo paesaggio. Esatto, è meraviglioso correre in queste condizioni, con il sole che fa da capolino. Occhio. Dopo una pioggia disumana, Vietti Ramos si è giocato un altro jolly del weekend e ti trovi poi l'arcobaleno in fondo al rettilineo. La tua moto che alza questa scia, che sberluccica con il sole basso sull'orizzonte, che la illumina quasi come se avesse un riflettore. È e Zoppi che ha dei problemi. Si fa da parte all'ingresso dell'Arrabbiata 1 e ha un problema. E abbiamo visto Campodonico lì nei box osservare e aspettare che arrivi al secondo intertempo, ma non arriva. E lì ai box non sai mai se il tuo compagno è caduto oppure no. Nel frattempo attenzione, perché Eddie Lamarra ha fatto 4 giri a cannone e ha preso Kevin Manfredi. Si è portato a distanza di tiro e questi due si stanno giocando la vittoria della gara. Si stanno giocando alla prima posizione. Eddie Lamarra, galvanizzato dal suo recupero fotonico su Kevin Manfredi, vuole andare a prenderlo, vuole andare a prendersi la prima posizione, vuole andare a mettere il suo 51 davanti a tutti quanti. Ha avuto un calo Kevin Manfredi, ha avuto un guizzo. Giù per terra Lamarra, la seconda variante, proprio quando sembrava averne di più, quando sembrava avere nel taschino quel coniglio che esce dal cilindro magico per andare a prendere Manfredi, il posteriore l'ha tradito, l'ha lanciato in ghiaia e così ha messo totalmente, nuovamente in discussione la possibilità di andare a vincere questa gara. E bisogna vedere se adesso Lamarra riesce a ripartire e ritornare ai box. I commissari fortunatamente riescono a rialzarlo e a farlo ripartire, mentre nel riquadro in alto a destra vedete Remo Castellarin. Tanto è entrato Pedersoli. Sì, esatto, Pedersoli dentro e Castellarin che si è accorto probabilmente della caduta di Eddie Lamarra e adesso dovrà prepararsi per entrare. E infatti probabilmente non hanno ancora visto dal monitor la caduta di Lamarra, ma Castellarin deve farsi trovare pronto, perché se Lamarra rientra ha pochissimo tempo a disposizione per ripartire. Nel frattempo Nicola Gandini sta dando del grandissimo gas e va a portare a termine un altro sorpasso su Enrico Tognocchi. Tognocchi che, come dicevo, ha perso tantissimo. Rientra nei box Lamarra, ci ha messo pochissimo. Per fortuna è riuscito ad arrivare ai box e ha fatto il taglio del raccordino. E Castellarin dovrebbe vestirsi però per entrare al posto di Lamarra, perché tocca a lui entrare, tocca a lui. Quindi ha davvero pochissimo tempo. Castellarin corre a mettersi il casco. La moto di Lamarra sembra malconcia. E vedi il semimanubrio, guardalo. Ha spaccato il semimanubrio. Ma più che altro anche il codino è... sì, dilaniato. Intanto Salvadori sale su quel carro attrezzi maledetto, su cui non vorresti mai salire. Peccato il carro attrezzi, perché poi fa perdere un sacco di tempo. Questo sarebbe tempo che potrebbe, se fosse arrivato ai box con le sue gambe, sarebbe tempo speso per riparare la moto. Sì, sono passati 3 minuti intanto dall'inconveniente di Zoppi. Quella lì è la Moretti. Sì, la Moretti di Campodonico, che entra per sostituire Giovanni Zoppi, che purtroppo ha avuto un problema e si è fermato all'Arrabbiata 1. Fortunato comunque, perché è vicino all'ingresso dei box e quindi può tornare a spinta dentro i box. E come dicevo, ci arriva adesso la comunicazione. Intanto l'attacco all'esterno, Moncigoli, che sorpasso che è andato a fare la Scarperia Palagio. Scarperia Palagio, punto tra l'altro parecchio ostico. Riparte Castellarin, e questo è un grande avvenimento per la gara. Intanto lotta tra Vittorio Iannuzzo, il suo datore di lavoro. Esatto, Luca Pedersoli. Ricordiamo, Luca Pedersoli, fondatore e proprietario della Riding School by Luca Pedersoli. Vittorio Iannuzzo, istruttore per Luca Pedersoli. Quindi duello in famiglia. Esatto, e soprattutto essere passati dal proprio allievo, cioè dal proprio
si può chiamare dipendente, non è un dipendente, dai, è amico. Amico, dai, chiamiamolo amico. Guarda che meraviglia questo slow motion dell'arcobaleno. Perché ti assicuro che più che lavoro lì è si fa un lavoro, ma con un clima molto molto bello, quindi io preferirei dire amico. Esatto. Beh, è bello questo, cioè, soprattutto detto da uno come te che lavora per la Riding School, sei da quest'anno anche tu istruttore ufficiale della Riding School. Io, come anche Kevin Manfredi, come anche appunto Vittorio Iannuzzo. Esatto. E stava intanto rientrato Salvadori ha riportato la moto ai box, non sembra che abbia tanti danni, e volevo farvi notare questa cosa. Ora, dalla classifica a lato, voi non vedete le penalità, ma col fatto che la Marra abbia tagliato il raccordino avrà 2 minuti di penalità sul tempo finale di gara. E voi vi chiedete perché ha tagliato il raccordino, non poteva ripartire e fare tutta la pista, perché aveva il semimanubrio rotto, quindi purtroppo è stato costretto a tagliare il raccordino. Nel frattempo Toffanin ha raggiunto Poggi, si stanno giocando la sesta posizione, Toffanin sembra averne molto di più in questa fase di gara, ma davanti a sé ha un pilota di grande spessore, Toffanin all'esterno della scarperia! Che pelo, ragazzi! Cosa ha fatto Alessio Toffanin, pilota del team Villa Racing? Un sorpasso capolavoro su Andrea Poggi, che non si è neanche accorto dell'arrivo di questo pilota che l'ha passato così. Adesso, se vuole tenere alto l'onore del suo team, Poggi dovrà darci del gas, perché un sorpasso del genere non è bello da subire. Ah, beh, così poi c'è. Assolutamente no. Con una così totale scioltezza è riuscito a passarlo e a guadagnare la posizione. Nel frattempo Alessandro Moncigoli sta andando forte, ha messo il turbo e ha raggiunto davanti a sé Lorenzo Campodonico. Campodonico che si trova doppiato in questo momento a causa del tempo dei 3 minuti persi per il problema tecnico sulla moto di Zoppi. Moncigoli all'esterno dell'arrabbiata 2 prova l'attacco su Lorenzo Campodonico e riesce a passare con una gran bella manovra. Campodonico comunque sta andando parecchio forte, sta girando, soprattutto considerando il fatto che sta guidando una, intanto qualche danno sulla moto di Salvador. Beh, però non tanti, non sono eccessivi. Stavo dicendo, Campodonico che guida una moto prototipo, ed è bello vedere comunque che ci siano delle moto prototipo, non soltanto delle derivate di serie. Altra moto prototipo, questa è una Premoto 2, questo è il team RM2 che disputa il National Trophy 600 nella categoria appunto Premoto 2. Esatto, e hanno questa moto molto, molto interessante. Infatti di non è di derivazione Honda CBR con, esatto, delle modifiche. Esatto, è una moto che è una via di mezzo, un ibrido tra una moto 600 stock e una Moto 2. Sì, chiaro. Infatti hanno alcune componentistiche Moto 2, ma altre componentistiche invece più vicine alla stock. Ed è un grande progetto, una grande idea. E questa moto che mette a disposizione questo team infatti permette ai piloti di avvicinarsi a quella che è la concezione di Moto 2, per poi arrivare a un salto di carriera notevole, quindi un bel modo di approcciare, sì, diciamo, un po' come la Pre-Moto 3 e la Moto 3, sì, possibile come paragone? Pre-mini GP? Meno, perché in Italia poi la Moto 2 è una categoria poco sviluppata, noi siamo molto forti sulle derivate di serie, sulle 600, sulla Super Sport, tanto qua Pedersoli ci sta guidando parecchio forte, e quindi è una categoria che insomma ha bisogno del suo sviluppo, quantomeno in Italia. Invece in Spagna la Moto 2 è molto più evoluta, e manca per esempio la Super Sport. Esatto, e se ci pensi, nel CIV abbiamo il CIV 600 Super Sport, mentre in Spagna non c'è il Moto 2. Sì, no, poi in verità ci sarebbe l'RFM con la 600 stock, che comunque è a un gran livello, perché davanti c'è un Augusto Fernandez, che è un ex pilota di 10K, che quando è venuto in Italia a fare il CIV con carica sullo compagno di squadra. Oh, Mazzina! Ne hanno fatte delle belle. Dite a Mazzina che piove, qualcuno gli spieghi che se è uscito il sole non vuol dire che la pista è asciutta, perché sta andando fortissimo. Michael Mazzina sta facendo dei tempi stratosferici. Va adesso a passare Nicola Gandini qui nel cambio di direzione della scarperia Palaggio. Non è un sorpasso, è un doppiaggio. Gandini giustamente starà dicendo dentro di sé: oh, io la gara faccio per arrivarla in fondo, anche perché sa che avrà 40 minuti di penalità come minimo, perché deve fare almeno 2 soste ai box. Inquadrato lui, lo riconoscerete, il 2 volte campione del mondo Manuel Poggiali, un pilota il cui talento non dobbiamo neanche star qui a parlarne. Questo inquadrato adesso intanto è Sorrentino, che si sta preparando a entrare al posto di Poggi. E Poggiali, tra l'altro, una persona meravigliosa, davvero
bravissimo ragazzo, gentilissimo, sempre sorridente, ed è bello vedere piloti del suo livello, del suo calibro, essere così, così alla mano e così sempre disponibili e cordiali. Nel frattempo Castellarin sta guidando come un animale, sta andando fortissimo, sta facendo dei grandi tempi, sta girando molto forte e sta recuperando tanto. È indemoniato Castellarin, sa che se vuole avere qualche possibilità di andare a podio deve dare il massimo, deve andare più forte che può. Adesso Castellarin, che è classificato ottavo, ma bisogna togliergli 2 minuti di penalità, mentre nel riquadrino in basso destra si sta lavorando tanto sulla moto di Andy Lamarra per ripristinarla e dargli modo di rientrare e conquistare e continuare questa gara di endurance. Vedi chi ad esempio non è inquadrato, ma è quello che al momento ha valutato meglio la situazione, è Manfredi. Eh sì, è vero, Manfredi è stato quello che è andato davvero più forte in questa prima fase di gara, ha guadagnato tanto sugli altri. E comunque se andiamo a vedere i tempi di Remo Castellarin, sta girando in un 2.17, attenzione perché sta andando davvero forte, già appena entrato subito sta facendo i tempi di Lamarra. E intanto Castellarin è stato passato da Manfredi, questo siluro che si è messo all'interno della curva Biondetti. Castellarin prova a ripassarlo, ma guarda Manfredi dove va a frenare. Ha una bella confidenza. Comunque io volevo farti notare una cosa. Stavo guardando le moto di Villa Racing, sì, che sono delle Suzuki, adesso non mi ricordo l'anno, ma non sono l'ultimo modello, e sono veramente veramente molto molto curate. Assolutamente sì, davvero belle, soprattutto anche le carene che monterà Villa, lo vedrete poi quando entra in pista, e sono delle carene. Sì, no, io non stavo guardando solo da pilota, non guardavo solo le carene, mi sembrava una moto curata anche nei dettagli. Sì, molto, davvero un grande team. E tra l'altro bisogna anche spendere due parole sulle gommature che i piloti hanno scelto, e ad esempio il team Villa Racing hanno tutti scelto le gomme Bridgestone, e molti piloti, insomma, pareri che senti in giro per il pad, e poi alcune sono vere, altre meno, insomma, bisogna sempre filtrare. Però una cosa su cui ho sentito tutti molto d'accordo è che molti piloti si trovano più a loro agio con le Bridgestone sul bagnato. Sì, diciamo che chi poi corre anche magari ha avuto la possibilità di provare altre tipologie di gommature, diciamo che ha sempre detto che Pirelli è leggermente indietro sulla gomma da bagnato, e in effetti pare che sia così. Comunque il duo Salvadori e Manfredi appunto montano gomme Pirelli, se non sbaglio. Sì, esatto, e tra l'altro ha fatto comunque Salvadori, bisogna anche dire questa cosa, perché Salvadori ha fatto la pole position, il giro lo vedrete sulla nostra pagina Facebook, in condizione di bagnato, ma non tanto bagnato, era bagnasciuga. No, non era ancora bagnasciuga, perché sì, forse c'erano due chiazze di asciutto, però era il minimo bagnato che c'è, e le Pirelli lavorano molto bene in condizioni di tanto bagnato, quindi a maggior ragione in condizioni di così poco bagnato Salvadori ha fatto una pole imbarazzante. Ogni tanto bisogna metterci del proprio, e in questo caso penso che Luca abbia fatto veramente il suo dovere da pilota, se non di più. Intanto Gandini ferma i box, è rientrato e ha parcheggiato lì la moto e aspetta i suoi 20 minuti. Intanto ancora lotta tra Andrea Poggi e Alessio Tofanin. Poggi, dopo il sorpasso subito all'esterno della scarperia, non ne vuole sapere di lasciare andare Tofanin. Vuole restituirglielo. Adesso prende la scia sul rettilineo del circuito del Mugello. L'attacco all'interno alla San Donato. Una staccata disumana di Poggi. Tofanin prova a resistere. Stacca fortissimo anche Alessio Tofanin, e resta davanti con Poggi, che prova nell'incrocio di traiettoria ad andare all'interno per cercare di mettere la sua BMW davanti alla Ducati Panigale del team Villa, guidata da Alessio Tofanin. Ma Tofanin ha fatto una staccata da Cineteca ed ha passato Andrea Poggi. Intanto attenzione, Tofanin fa cenno a Poggi di andare avanti. Ha fatto cenno a Poggi di passare. Questa non l'ho capita. Non l'ho capita. Allora, cioè, così plateale non l'ho mai vista. C'è da dire una cosa, magari Tofanin ha passato Poggi, poi ha visto che ha fatto veramente fatica a staccarlo, allora gli ha detto vai, fai tu il ritmo. E tanto rivediamo il replay di Vietti Ramus. Ah, non è il rischio di prima. Oh, che botta! Che legna contro le gomme per Vietti Ramus, che ha perso il posteriore nella percorrenza della Biondetti. La ruota. Mamma mia, mamma mia. Su una ruota, sul bagnato, Tofanin, imbarazzante. Questo davvero è ancora la marra prima, sì, della caduta. Esatto,
Tra l'altro Tognocchi sarà stato un caso, no? Però ho notato che la Marra aveva messo le ruote esattamente nella scia su cui le aveva messe quello prima, in cui l'asfalto era un pochino più asciutto. Sarà un caso, non, è impossibile. Ecco perché è caduto lì. Cioè, impossibile in moto andare a metterle esattamente dove l'ha messe l'altro per beccare meno acqua. No, ma va, non si fa, non puoi guardare una roba del genere. Ok. No, chiedevo, no, sai, no. Si chiede il parere dell'esperto. Bello intanto questa slow motion all'ingresso della casa nostra. Beh, intanto è rientrato Manfredi e Fini non era pronto. Fini non era pronto e questo è un duro colpo per l'equipaggio numero 834, perché stanno perdendo secondi preziosissimi. Fini deve vestirsi in fretta, deve indossare i guanti e ripartire. E sono curioso di capire come mai Manfredi sia rientrato. Allora, se non era pronto, probabilmente Manfredi è entrato prima di quanto non dovesse entrare. E vorrei capire come mai è successa questa cosa. Intanto è pronto Villa, questa è la Suzuki 7.5 di cui parlavamo, con le carene bellissime che produce lui. E rientra Fini adesso, non ha perso tantissimo tempo per sua fortuna, però sai, il vantaggio guadagnato da Manfredi è andato un po' a quel paese. Intanto Vietti Ramos è riuscito a rialzare la moto e ritornare ai box, e questo quindi fa guadagnare al suo equipaggio secondi molto importanti. Rientrato Fanin, parte Gianluca Villa, pronto per il suo stint. Ah, problema per Villa, problema. Gli si è spenta la moto, deve farla ripartire con lo starter, quindi una decina, forse anche 15 secondi persi per l'equipaggio di Villa. Mazzina è entrato come un treno per fare la sua sosta in box, velocissima, davvero velocissima la sosta del team di Mazzina, ed entra Tomasoni a sostituire Michael Mazzina. E attualmente sono in quarta posizione, perché deve ancora fermarsi Iannuzzo, forse in terza perché deve anche fermarsi l'equipaggio di Muzio e Clementi. Salvadori riparte, è entrato ai box Luca Pedersoli, e questa è la moto di Vietti Ramos. Ha tirato una bella legna contro le gomme. Assolutamente sì, perché la moto poi non è caduta, è lì la velocità è alta, poi quando va a sbattere contro le gomme, per quanto siano gomme, l'impatto è diciamo abbastanza importante. Bello non è, di sicuro Vietti Ramos spero che si sia lanciato prima di finire contro le gomme. Sì, poi quando è girata l'inquadratura si vedeva Vietti Ramos più lontano dal punto di impatto con il muro. Comunque possiamo apprezzare un sole splendente su tutta la pista, e ricordiamo che siamo partiti in condizioni di diluvio universale, quantomeno in metà o 60% della pista, e adesso invece il sole splende e siamo al 20° giro di gara, quindi un terzo di gara. E vediamo il proseguire delle condizioni, l'evolversi dell'asciugatura dell'asfalto, perché può variare e magari qualcuno verso la fine della gara potrà azzardare qualche gomma mista, qualche scelta di gomma mista. Quanto sta andando forte Castellarin è imbarazzante. 2.15 il suo miglior tempo, fatto segnare in questi giri 2.15.7, un tempo grandissimo di tutto rispetto, e voglio farti notare intanto quanto sta andando forte anche Lorenzo Campodonico, che si trova attualmente 20° alla Casanova Savelli, mette nel mirino le due moto davanti a lui, va a passare alla Savelli all'esterno, il pilota che lo precede ha un grandissimo feeling in questi primi 20 giri di gara. Campodonico guarda anche qui alla arrabbiata 1, arrabbiata 2, come vada a passare Fini e guadagnare una posizione. Alle sue spalle è arrivato Tomasoni, un treno, il compagno di squadra che ha dato il cambio a Michael Mazzina, che adesso vuole passare Lorenzo Campodonico. Ma guarda quanto sta guidando forte Campodonico. Assolutamente sì, e poi io adesso non ho mai sentito di questa Moretti 600. Attenzione Edo, scusa ti interrompo perché abbiamo i nostri microfoni, Claudia la nostra inviata che sta per intervistare Alessio Toffanin del team Villa. Siamo qui con Alessio Toffanin. Alessio, come sta andando? È andata bene, dai. Condizioni un po' difficili. All'inizio ha fatto uno scroscio d'acqua pesante. Ho visto tanti cadere, ho preferito rimanere un po' più calmo. E niente, stando bene, dai. Bene, ti lasciamo riprenderti per il prossimo turno. Sì, quindi anche Toffanin ci conferma le condizioni molto difficili che potete apprezzare da queste immagini, e al di là di quanto sta andando forte Campodonico, vorrei farvi notare come ha smesso di piovere, ma le moto alzano ancora tantissima acqua. Abbiamo anche Kevin Manfredi con noi per un'intervista, per sapere come mai è entrato così prima. Eccomi qui con Kevin Manfredi. Kevin, come sta andando? Bah, sta andando benissimo, sono partito, sono andato davanti, tutti i giri che ho fatto davanti ho preso 26 secondi di vantaggio, però poi c'è stato un problema qua, che con la luce contro non vedevo la tabella e ho letto box e sono uscito prima, però
va bene, dai. Sì, effettivamente è stato prima pioggia e poi sole, effettivamente condizioni di meteo non proprio favorevolissime. No, più che le condizioni meteo, questa luce che c'è contro è noiosissima, mal di testa. Dai, pronto per il prossimo turno in pista? Pronto, pronto. Grazie. Quindi Kevin ci ha fatto capire come mai si è entrato così in anticipo, perché questa luce così bassa con l'acqua che si alza non gli ha fatto vedere la tabella. Chiaro, la condizione di visibilità col sole basso è veramente fastidiosa. Ricordo anche l'ultima gara del moto estate, sai, le ultime gare quando il sole era molto basso, abbiamo avuto piloti che lamentavano problemi di visibilità e il sole basso all'orizzonte è sempre un grosso problema per i piloti. Gianluca Villa è entrato adesso, sta andando fortissimo col suo Suzuki K7, mentre rientra Andrea Boggi, pronto per la sua sosta ai box. E dal team AP Racing stanno preparando la moto di Dario Marchetti, che a brevissimo sostituirà Luca Bono, che nel frattempo è l'attuale leader della gara. Luca Bono, attenzione, perché noi ci siamo dimenticati per qualche giro di Luca Bono, ma Bono in questo momento si trova in testa a questa corsa. Sosta ai box anche per il team Speedy Bike, rientra Moncigoli e parte Francesco Varanese con la sua Ducatona numero 3. E tra l'altro il team Speedy Bike è uno dei 5 team che competono nella categoria 600. E ne è entrato Tognocchi ai box e purtroppo Diciolo è fermo lì seduto. E questo ci fa capire che probabilmente i danni riportati sulla sua Yamaha R6 sono così consistenti che non si riesce a sistemare la moto. Sta arrivando Bono, Marchetti lì pronto ad aspettare il suo turno con questo sole all'orizzonte che lo scalda, gli scalda il viso e lo rincuora prima di potersi buttare nella tempesta di questa gara selvaggia. Castellarin sta facendo un altro sport, ha passato Fini, ricordiamo Fini comunque è un pilota che ha molta meno esperienza di Kevin Manfredi, quindi è uno di quegli equipaggi in cui c'è un po' più di disparità tra il pilota forte come Kevin Manfredi, pilota del livello campionato italiano 600 Supersport, ha fatto un mondiale perché l'ha, sì, anche fatto, è vero, ricordiamo che ha fatto anche il mondiale, e un pilota con meno esperienza come Filippo Fini. Rientra Bono, cavalletto sulla Ducati Panigale del team AP Racing, il meccanico va a togliere il cavalletto dalla moto di Marchetti, efficientissimi, una sosta velocissima. Davvero, complimenti a questo team che si è aggiudicato già diverse edizioni della 200 miglia, quindi sono meccanici, team, ingegneri, team manager che sanno quello che fanno. Esatto, come dicevamo poco tempo fa, la squadra nelle gare di endurance conta molto, perché bisogna appunto rielaborare sempre la situazione nel miglior tempo possibile. Sentiamo intanto il tuo capo, Luca Pedersoli, che è rientrato ai box dopo il suo primo stint, e sentiamo cosa ha da dire al microfono della nostra Claudia. Ed ecco Luca appena sceso da questa, dalla tua moto in questo turno, com'è andata? Allora è andata bene, perché ho cercato di tenere, sì, no, ho cercato di tenere il mio passo, per, io voglio portarla a casa sta cosa, no? E, però al primo giro subito ho perso la sella, quindi la aggiungo alle 2000 robe che mi sono capitate in questi 20 anni, e ho guidato tipo Harley, e, però se mi sembrava di avere più grip dietro, quindi è stato anche un beneficio, ma in realtà non era così ovviamente. E niente, adesso c'è dentro ancora il mio compagno che sta recuperando, perché poverino ha avuto un'anterioratina ai primi giri, imprevista, abbiamo perso un sacco di posizioni. Ma è un endurance veramente faticoso per voi? Allora, mentalmente, perché di fatica non se ne fa qua, sembra di andare al lago praticamente, devi solo stare attento a... Però... Il lago mi piace vista l'acqua, il lago è un'ottima... Sì, vabbè, però siamo al Mugello, turismo, e comunque niente, bello, bello, complimenti per l'organizzazione. Grazie mille. Abbiamo sentito quindi Luca Pedersoli ai nostri microfoni spiegarci un po' come è andato questo primo stint, e intanto Campodonico va a passare all'esterno alla San Donato, un altro pilota, e... mi ricordo Campodonico alla sua prima gara al Mugello quest'anno, che mi diceva, oh... Non sto facendo un po' fatica, la prima volta che vedo il Mugello. Ha una bella confidenza, e tra l'altro stavo dicendo, io non ho mai visto né sentito parlare di questa Moretti 600, tranne le 600 Moretti che beviamo noi la sera quando usciamo. però non diciamo quante ne beviamo. Esatto, no, 600. Sì. No, ma siamo i CL adesso. Esatto. Sono le dimensioni di queste. Noi abbiamo la 66, abbiamo più cilindrata. Mi spiace. Siamo già nella categoria mondiale noi. No, parte scherzi a parte. Dico, non avevo mai sentito e non so che sviluppo abbiano fatto, però vedere il funzionamento della moto e il pilota che sta facendo un bel lavoro, mi sembra che la moto funzioni bene, insomma. Sì, assolutamente, sono moto che hanno fatto
correvano nel trofeo moto d'epoca, perché al loro interno c'era anche l'Italian Cup, quindi una categoria riservata non a moto d'epoca, e correvano anche insieme al team Byte Therapy con questi prototipi. Siamo lì che li abbiamo conosciuti. Che corrono in moto estate, sono già una nostra conoscenza. Esattamente. Da un po'. Nel frattempo Tomasoni ha messo nel mirino questa moto di fronte a lui, che al 24esimo giro di gara non è un pilota con cui si sta giocando posizioni. Infatti è un doppiaggio questo che va a affrontare adesso Danilo Tomasoni, ed è in terza posizione. Quindi l'equipaggio Muzio Clementi in questo momento si trova al comando della gara, forse si deve ancora fermare. Marchetti, compagno di squadra di Mone Poggiali, che è subentrato, si trova in seconda posizione, sta andando molto bene. Dario Marchetti sta facendo una grandissima bella gara, e Tomasoni si trova terzo. Quindi nonostante la brutta partenza di Michael Mazzina, sono comunque lì a giocarsi il podio, mentre Varanese è inquadrato adesso dall'onboard camera proprio sulla moto di Varanese, pilota del team Speedbike. Sta inseguendo Filippo Fini, che ha preso molto bene il ritmo e adesso si sta difendendo alla grande dagli attacchi di Varanese, e sta dando del filo da torcere questo pilota a bordo di Ducati, credo sia una 848, che sta un po' faticando a trovare il punto in cui andare a infilarsi. Mentre il sole per 10 giri ha baciato questa pista, regalandoci anche un arcobaleno meraviglioso, guarda cosa sta arrivando lì in fondo. Sì, la pista è bagnata, però dai, comunque ha tolto quel grosso velo d'acqua che copriva la pista. Adesso è una condizione di rain abbastanza tranquilla. Rientra a Campodonico pronto per dare la sosta al suo compagno di squadra Giovanni Zoppi. E il problema, quello che mi spaventa tantissimo, è quella nuvola laggiù in fondo. Ma al Mugello la regola è che di solito le nuvole che facciano piovere sono quelle che vengono alle nostre spalle di questa inquadratura, quindi dalle montagne sono quelle che più pericolose, quelle di lì di solito no. Ecco Dario Marchetti inquadrato dalla moto di Gianluca Villa, che va a passare Dario e quindi guadagna secondi preziosi molto importanti. Credo che questo qui sia un doppiaggio, cioè sia uno sdoppiaggio, perché visto che Toffanini era più indietro rispetto a Bono, e vista la ventina di secondi persi mamma nella sosta ai box, mamma mia, Salvadori slalom fra birilli, pensa che sia asciutta la pista forse. Salvadori, andate a spiegargli che sta piovendo, perché forse ha cercato di imitare Manfredi. Comunque devo fare i complimenti a Salvadori, perché nonostante la caduta nella prima fase di gara è stato molto bravo, perché adesso ha ripreso subito il ritmo e sta comunque andando forte e non ha paura. Assolutamente sì, chi cerca di fare il pilota vero non deve mai mollare, quindi è giusto che faccia così. Salvadori è un altro di quelli che sul bagnato guida la paura. Molto famosa sua è una gara a Monza che perse per pochissimo, nella quale aveva comandato dall'inizio alla fine sul bagnato. Felapi nel frattempo ha raggiunto l'equipaggio di Zaccone Stirpe e va a passare il pilota, che in questo momento sta guidando quella Honda CBR 600 con una grande staccata alla scarteria Palagio. Va a sdoppiarsi, infatti ha perso tanto terreno dopo la caduta di Doriano Vietti Ramos e adesso deve cercare di recuperare quanti più secondi possibili. Varanese all'esterno, l'attacco su questa BMW al correntaio, se riesce a entrare la Biondetti me ne vado. Ha preferito arrivare di stare qua ancora un po'. Beh, sai cos'è? Quello che si nota anche da questa gara è che quando si parla di endurance, intanto Felapi ha riperso la posizione sulla pilota compagno di squadra, ora non so dirvi se sia Zaccone, Stirpe o Corradini. È Corradini, lo riconosci dalla tuta. Zaccone né Stirpe, vado allora, per scuro. Allora è Corradini, per forza, che quindi ha ripassato Felapi, ed è davvero una bellissima lotta tra questi due piloti, con Felapi che prova l'attacco alla Bucine. E tu hai mai sentito parlare delle ultime parole famose? Sì. Quando Edoardo Mazzuoli disse che quella nuvola lì in fondo non stava arrivando sul circuito. No! Caduta di Zoppi alla Biondetti, giù in terra. Zoppi, cerchiamo di capire come ha fatto nel cambio di direzione. Posteriore. High side. Non è il primo che vediamo cadere in questo modo. Purtroppo sì, succede così. Dicevo, Edo, tu hai detto che quella nuvola lì non sta arrivando, vedremo tra qualche arriva giro. Secondo me sì. Intanto intervista Eddie Lamarra ai nostri microfoni. Eddie Lamarra pronto per entrare. Purtroppo sono andato in terra prima, abbiamo fatto purtroppo una caduta, una scivolata, sono rientrato dal raccontino, quindi abbiamo anche 2 minuti di penalità, quindi vediamo adesso un po' di recuperare. C'è Remo che va forte, sta recuperando, adesso recupererò un pochettino anche io. Forza, la gara è lunga. Sì, ancora manca tanto, quindi niente è perso, dai.
Grazie. Sì, ci conferma quindi 2 minuti di penalità Eddie Lamarra, mentre Varanese, durante l'intervista di Eddie Lamarra, ha fatto il diavolo a 4 con quella BMW davanti a lui nelle prime due varianti e ha cercato di passarlo in punti in cui normalmente non si va a passare. Nino Tomasoni ha messo nel mirino Dario Marchetti e questa è la lotta per la seconda posizione. Se Tomasoni va a passarlo, si porta virtualmente sulla seconda casella di questo schieramento e va a staccare fortissimo in fondo alla San Donato e passa così Dario Marchetti. Bellissimo il sorpasso di Danilo Tomassoni, che sta tenendo alto l'onore e sta confermando la grande prestazione che ha fatto Michael Mazzina per non risultare da meno. Nel frattempo Sorrentino, l'attacco all'interno della Casanova, bellissimo questo sorpasso sulla moto che lo precede e non sono riuscito a vedere chi fosse, non vorrei che fosse il sesto, il compagno di squadra di Iannuzzo e... insomma, non ho visto il numero, quindi sono tante le moto oggi schierate, soprattutto col fatto che i piloti cambiano moto e quindi vedi moto totalmente diverse nello stesso team, è difficile andare a identificare con esattezza i piloti. Attenzione, Felappi, Fini e Corradini affiancati in tre alle Biondetti, con Fini che resiste all'esterno e Corradini che si rimette davanti a Felappi. Io in tre affiancati alle Biondetti non li avevo mai visti. Da paura, soprattutto col, è uno dei punti più veloci e più pericolosi in queste condizioni qui, quindi che rischio, ragazzi. E Fini, che coraggio che ha avuto a tenere il gas aperto lì, a resistere all'esterno, ha fatto una manovra meravigliosa davvero, resistendo a questi due piloti, mentre Eddie Lamarra si è messo il casco, si è messo i guanti, anzi ce li aveva già quando l'abbiamo intervistato, moto risistemata, rattoppata. Che lavoro che ha fatto il suo team in quanti giri sono passati? 15 giri? Quindi sì. 25 minuti? 30? Sì. Hanno risistemato la moto. Incredibile, davvero. Davvero un gran lavoro. Intanto Castellarin ha preso Dario Marchetti e vuole andare a prendersi la terza posizione e passare il pilota del team AP Racing. Marchetti ha qualcosina in meno nel taschino rispetto a Luca Bono e Manuel Poggiari. L'ha detto comunque anche nell'intervista che gli abbiamo fatto, che lui è bravo a scegliersi i piloti, i compagni di squadra forti. Quindi... E a scegliersi le gare più facili. Esatto, è solo che quest'anno... Infatti poi la strategia di AP Racing è chiarissima, mettere la ciliegina sulla torta con Poggiari, l'ultimo stint. Esatto, e... Però sai che qua ti correggo, perché intanto attenzione Varanese, forse la volta buona che riesce a passare con la BMW davanti a lui e guadagna finalmente una posizione, sorpassando dopo un intero giro e mezzo di lotta e di sudore in cui ha cercato il momento propizio. Rientra Castellarin per dare il cambio a Eddie Lamarra. E sì, stavamo dicendo che tu parli di tre stint, il problema è questo, che ora, come dicevamo, un pilota non può stare dentro più di 50 minuti, ok? E quindi intanto si è rientrato anche Manuel Poggiali, doppia sosta Eddie Lamarra e Manuel Poggiali entrano adesso in pista. Ora se entra Poggiali è perché sta uscendo Marchetti. Sì, esatto, però non può arrivare in fondo Poggiali perché siamo solo al 28esimo giro. Per fare questi 34 giri che restano ci vogliono più di 50 minuti. Vabbè, è vero. Quindi dovranno fare per forza un'altra sosta. Come mai questa scelta? Sono curioso di capire la strategia. Sai cos'è? Ora, il problema è che sull'asciutto alla 200 miglia riesci a fare solo 3 stint, perché fai 50 minuti e poi vai in fondo. Sul bagnato ci vuole più tempo. Esatto, perché se tu fai uno stint di 50 minuti, un altro di 50 minuti arrivi a 1 ora e 40, un altro di 50 minuti arrivi a 2 ore e 30. Se la gara dura 2 ore e 40 come fai? Sì, chiaro, i 10 minuti che non tornano, forse questa è la scelta di AP Racing. Esatto, forse hanno visto le condizioni, hanno visto che si gira molto piano sull'ordine dei 2.15-2.20 a seconda delle condizioni di bagnato, e per fare tutti questi giri servono più di 2 ore e mezza, quindi tutti i team dovranno fare 4 stint molto probabilmente, a meno che la pista non si asciughi, ma la vedo molto dura. Intanto Manuel Poggiali inizia la sua rimonta selvaggia, ne passa uno subito pronti via alla prima variante, guadagna una posizione, mentre poco fa avevamo visto la bellissima lotta tra Felappi e Varanese. Felappi ha un giro di ritardo su Varanese, quindi andandola a passare andrebbe a sdoppiarsi, mentre nel riquadrino in basso a destra potete sempre apprezzare le immagini dai box con Kevin Manfredi che si sta preparando a dare il cambio al suo compagno di squadra Filippo Fini. Sorrentino intanto ancora in lotta con questa BMW con cui prima lottava Varanese, spalanca il gas sul rettilineo, Sorrentino ci dà del grandissimo manico col suo acceleratore. Vediamo intanto questa bellissima staccata di Danilo Tomassoni,
ci sta andando forte anche lui, eh? Beh, assolutamente sì, infatti vedi anche solo l'aggressività che ha avuto nel prendere in mano i freni, l'affondamento della forcella, che poi, come abbiamo detto, sul bagnato ci sono un sacco di modifiche da fare, la moto viene ammorbidita, viene di solito arretrato il posteriore per cercare un po' più di trazione. Intanto bellissima questa ripresa, Manuel Poggiali tutto fuori a cercare di far girare la moto, come ci segna il nostro Fabrizio Perotti, esatto, con Riding Evolution Style. Danilo Tomasoni intanto ha preso Villa e non è una lotta per posizioni, perché Villa è doppiato in questo momento, quindi Tomasoni dovrebbe andare a doppiare Villa, ma col cavolo che Villa si farà doppiare facilmente. Prova l'attacco all'esterno Danilo Tomasoni, Villa tira una staccata imbarazzante all'ingresso della Bucine e si riprende la posizione rimettendosi davanti a Tomasoni. Attenzione, perché Villa ha un Suzuki 7.5, Tomasoni ha una BMW 1000 e adesso probabilmente sul rettilineo del Mugello Tomasoni andrà a sverniciare Gianluca Villa. Così è, guarda la differenza di motore, giustamente due cilindrate molto diverse, e Villa quindi è costretto a restare dietro ed essere quindi doppiato. Frenata, ragazzi, che frenata. Dove va a frenare Gianluca Villa? 50 metri dopo Tomasoni, che si era già adagiato sugli allori. Intanto prova ancora a rimettersi dentro su Gianluca Villa alla prima variante, ma questo pilota a bordo di Suzuki 7.5 sta andando fortissimo e sta dando del grandissimo filo da torcere. Non per niente voglio farvi notare che Gianluca Villa è nipote del grande Walter Villa, vincitore di 4 titoli mondiali. Un cognome, una garanzia. Ancora qui in lotta Tomasoni e Villa. Villa non gliela vuole dar su vinta, mentre quella nuvolaccia maledetta che era lì in fondo alle due arrabbiate è arrivata adesso sul circuito e sta per ricominciare a piovere. Quindi chi sperava nell'asciutto, chi sperava nella follia di andare a mettere le gomme intagliate a fine gara, dovrà ricredersi, perché la gara da qui alla fine sarà totalmente bagnata per tutti i prossimi. Ho sbagliato il pronostico, dai. Sulle nuvole ho sbagliato. No, ma le ultime parole famose, ricordati questo slogan. No, ma va, quando... Allora, sempre al Mugello quando le nuvole sono lì non arrivano. No, non l'ho detto sempre, l'ho detto di solito. Intanto Varanese in lotta con la Suzuki del Team No Limits, dentro alle Biondetti, bello questo ingresso molto cattivo, molto aggressivo del pilota del Team Speedy Bike. Edo, siamo arrivati a metà gara. Quindi abbiamo l'equipaggio Muzio Clementi che in questo momento è al comando. Un Manuel Poggiali che adesso andrà a fare probabilmente un sorpasso su Edi Lamarra. Attenzione! Lamarra è stato raggiunto da Manuel Poggiali e si stanno giocando la terza posizione. Poggiali è molto vicino, ha recuperato tantissimo. Sta andando fortissimo, il 2 volte campione del mondo. Manuel Poggiali adesso si affianca all'esterno della arrabbiata 1 e va a passare Edi Lamarra. Che sorpasso, in che punto, che strano. Quanto ne ha di più in questa fase di gara Manuel Poggiali su Edi Lamarra? Diciamo che Edi Lamarra, dopo la caduta dell'inizio di gara, non vuole andare a prendersi rischi inutili, quindi giustamente... Poi in una situazione in cui ti passa uno per il quale ti stai giocando una posizione, deve stare attento Edi Lamarra a non incappare nell'errore di farsi chiudere la vena. Eh sì, anche perché... Perché un altro errore vorrebbe dire buttare... Intanto... Non so se hai notato, adesso io non so se sia un contatto, ma vedi la luce posteriore di... Sì, ho visto. Non vorrei che utilizzasse un pochino il freno dietro oltre all'elettronica. Ah, in accelerazione, dici? Sì. Per tenere giù la moto. Non ci ho fatto caso. Non lo so, ma non credo che ci sia un'accelerazione. Sai che è possibile? Non lo so, è un dubbio che mi è venuto, ma non credo, forse è un po' azzardata come analisi. Il traction control per qualche motivo va ad accendere anche la luce dietro? No. Possibile? No, non credo. Possibile? Come in Formula 1, quando vai a ridurre la mappa del motore, si accende, lampeggia la luce dietro quando sei in modalità risparmio energetico. C'è proprio quel software lì che va a farti lampeggiare la luce posteriore. Nelle moto? Nelle moto, boh, magari... Non c'è questa roba qui. Cioè, si va ad accendere... No, si accenderebbe anche sulla moto di Lamarra, c'è da dire, quindi... Però la moto di Lamarra, se non sbaglio, non ha i fari dietro. Dovrei vederlo adesso. No, per regolamento ce l'ha. Nel frattempo, attenzione, luce rossa, sì, non hai fari. Intervista Michael Mazzina ai nostri microfoni. Siamo qui con Michael Mazzina, vincitore dell'R1 Cup. Michael, come sta andando questa esperienza a Mugello? No, sta andando bene questa gara. Adesso siamo, mi pare, terzi. C'è dentro Danilo. Un po' un
casino questo tempo, però ho fatto un po' fatica alla partenza che mi sono intippato via un attimo, però poi ho allenato un po' di bei giri e adesso vediamo, dai, possiamo giocarci il podio, speriamo, dai. La gara è ancora lunga. Sì, è ancora lunga, mancano un bel po' di giri ancora, più di metà gara, quindi dai, ci siamo. In bocca al lupo. Crepi. Ecco Michael Mazzina che ci ha detto la sua su questa prima fase di gara e Tomasoni ancora in lotta con Gianluca Villa, non vuole mollare il colpo, non vuole lasciarlo scappare, non vuole lasciarlo sfuggire, vuole andare a mettersi davanti a lui, gambina giù di salvataggio per Gianluca che vuole resistere a tutti i costi agli attacchi di Tomasoni. Dicevo, siamo al 33esimo giro, Clementi e Muzio si trovano al comando di questa gara, Tomasoni si trova secondo, sta perdendo anche qualcosina forse se ne ha di più di Gianluca Villa, Manuel Poggiali si trova terzo e Di Lamarra quarto ma a 2 minuti di penalità da togliere e Sorrentino quinto con un Manfredi che è rientrato adesso al posto di Fini e si trova in sesta posizione. Secondo te a metà gara chi è davvero favorito per la vittoria di questa corsa? Ma io sinceramente vedo molto bene AP Racing con Marchetti, Poggiali e Bonno perché non hanno sbagliato niente e mi sembrano i più tranquilli. Stavo appunto pensando che i nomi illustri di questa, come si dice, di questa gara sono incappati in degli errori e vedi Lamarra che comunque nonostante ciò è quarto perché è riuscito a riportare la moto in box, invece ad esempio Salvadori che era uno dei favoriti purtroppo sono un po' indietro. C'è da dire però che giustamente come dici tu i nomi favoriti hanno avuto qualche difficoltà, ma trattandosi di una gara di endurance, soprattutto con queste condizioni così disastrose, sai, una caduta non è necessariamente sinonimo di sconfitta, perché Lamarra è caduto ed è quarto comunque con 2 minuti. Assolutamente no, però è simbolo di problema. Sì, Salvadori è nono, considerando che è rientrato 15esimo, ha recuperato tanto. Intervista nel frattempo a Luca Bono, compagno di squadra di Manuel Poggiali. Luca Bano, come sta andando questa endurance? Sta andando bene, ho lasciato la moto primi, eravamo primi, Dario ha perso un po', c'è Manuel che sta recuperando, ha fatto il giro veloce della gara. Credo che più di così non si potesse fare perché amministrare con 40 secondi c'è un po' di pressione, quindi abbiamo mantenuto un buon ritmo e speriamo di recuperare e di vincerla anche quest'anno. In bocca al lupo. Crepi, ciao. Sì, molto eloquenti le parole di Luca Bono che ha spiegato come Manuel Poggiali stia andando fortissimo. Ah, caduta di Varanese. Giù per terra il pilota del team Speedy Bike, cerchiamo di capire come si è svolta questa caduta, posteriore così, proprio giù, senza prima avvisare. Ti faccio notare una cosa, vedi quante sono le cadute al Mugello, intanto Manfredi. Vabbè, Manfredi ragazzi, sta facendo un altro sport, guarda che roba! Hai visto come spigola di più le traiettorie sì? Rispetto a... È vero. A chi non riesce a fare quello che fa lui. Rientra Tomasoni per sostituire Michael Mazzina. Dicevi come sono tante le cadute? Come sono tante le cadute di posteriore e non c'è ancora una caduta di anteriore. Vero? Strana questa cosa. Tutti hanno paura dell'anteriorata, del oddio che si chiude lo sterzo. Sul bagnato intendi? Sì sì, sto parlando di bagnato, di frenata. Però invece è il punto dove evidentemente la gente rischia meno e cadono molto posteriore, soprattutto perché volevo arrivare è perché il Mugello sul bagnato è una pista veramente 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 ostica e scivolosa per tutti i motivi che abbiamo già elencato, il fatto dei gangli, della pendenza della continua e del banking delle curve e quindi una condizione sempre variabile. Nel frattempo un sorpasso meraviglioso di Enrico Tognocchi che ha passato all'esterno Vietti Ramos in staccata della Bucine. Che confidenza che ha avuto il pilota numero 222. Tra l'altro Tognocchi sta correndo ormai per la gloria, a meno che non ci siano ritiri importanti nella 600, perché purtroppo il suo compagno di squadra non può più correre e quindi Tognocchi si è fatto 20 minuti fermo ai box ad aspettare. È rientrato da pochissimi giri, mentre Mirko Calcagno, il terzo pilota del team Speedbike, entra adesso per sostituire... Era 4 stint anche per Speedbike. Sì, assolutamente, non arriverà in fondo, quindi Moncigoli dovrà rientrare a meno che Varanese... Soprattutto col 600 c'è questo problema, perché non giri forte come col 1000. Eh sì, è vero. Giri ancora più lento. È vero, è vero. E a maggior ragione sì, per finire i giri. Mamma mia, Villa. Villa! Doveva passare Sorrentino alla prima curva. Ah, Villa, mi dovete spiegare, avrai i carboceramici su sta moto per fare quelle staccate lì alla prima curva? No. Anche se sul bagnato i carboceramici non vanno. Ha del bel pelo sullo stomaco. Porca miseria.
un nome e una garanzia. Luca Pedersoli sale sulla sua Yamaha R1 del team MotoZoo, perché Luca Salvadori è rientrato adesso per la sosta ai box. Si spegne la moto di Salvadori, Pedersoli accende la sua e riparte con qualche piccola incertezza nel mettere la prima, nell'accendere il motore e partire. Comunque, tutto sommato, una sosta molto veloce per questi due, che hanno guadagnato ancora ulteriormente sugli altri. Quindi, tornando a noi, dicevo, Tognocchi sta correndo per la gloria, perché ha perso tantissimo terreno, dato che ha perso 20 minuti, perché Di Ciolo, il suo compagno di squadra, non è più potuto tornare a correre, e comunque sta facendo una gran bella gara, perché ha fatto un sorpasso lì su Vietti Ramos, bellissimo. E Vietti Ramos, considerando anche il jolly giocato nei primi 15 giri e la caduta successiva, di traverso Manfredi, tra l'altro. Sì, imbarazzante Manfredi. Si sta guidando da paura. Cioè, Manfredi sta andando veramente forte, ma anche Manuel Poggiali. Signori, dobbiamo andare a parlare, a dire del risultato che sta facendo Manuel Poggiali, perché sta andando veramente fortissimo. E tra l'altro, questa qui è la fase di gara in cui probabilmente, se tornerà la pioggia più avanti, si faranno i tempi migliori, perché la pista non si sta asciugando, ma è molto meno bagnata che all'inizio. E quindi forse sono le condizioni di grip ideali per andare a fare i tempi migliori. Mentre Calcagno è in lotta con questa Ducati, andiamo a vedere giustamente il giro veloce della gara, fatto segnare fino ad ora, l'ha fatto Manuel Poggiali. No, l'ha fatto Michael Mazzina adesso. Michael Mazzina, è vero, giro veloce della gara proprio adesso. Michael Mazzina, impressionante, 2:12 e 800. Mamma mia, 2:12.8 per Michael Mazzina, impressionante. Anche perché Manuel Poggiali ha girato in 2:14.1 e Luca Salvadori 2:13.9. 13.8 per Manfredi, giusto, 14.9 per Muzio Clementi. E quindi davvero Mazzina impressionante quanto sta andando forte. È rientrato Sorrentino per dare il cambio al suo compagno di squadra Andrea Poggi, e non potrà andare in fondo, non c'è abbastanza tempo per Andrea Poggi, quindi ci sarà ancora un'altra sosta. Mazzina ha raggiunto Eddy Lamarra davanti a lui e adesso vuole andare a passare anche il pilota numero 51. L'ha messo nel mirino, va a staccare fortissimo alla San Donato, ma passare Eddy Lamarra sarà un gioco duro. Guardalo lì come esce forte dalla San Donato Michael Mazzina. All'ingresso della prima variante ha passato Lamarra con una facilità disarmante. Il talento di Michael Mazzina, la confidenza che ha in queste condizioni di bagnato, sono da restare a bocca aperta. Beh, Mazzina, poi c'è da dire che anche io sono convinto che la condizione mentale e psicologica che ha un pilota è fondamentale. Mazzina viene da una stagione sensazionale, ha vinto l'R1 Cup, è andato a fare una gara come wild card al mondiale, viene qui e ti pianta il giro veloce della gara. Insomma, diciamo che è in uno status di forma, penso sia fisica e mentale, veramente eccellente. Che è esattamente l'opposto della forma fisica e mentale di Eddy Lamarra, perché chiaramente Eddy Lamarra fermissimo per l'infortunio che lo ha tenuto lontano dalle piste per tre anni. È stato un infortunio grave, la sua fidanzata ha avuto quello che è successo, Alessia Polita. Sono tanti fattori che, nel senso, possono andare a intaccare la testa di un pilota. La caduta nel primo stint, esatto. Diciamo che le gare di velocità, endurance o che sia, comunque richiedono un impegno Poggiali nel frattempo, un impegno mentale fortissimo, e quindi è necessario essere a posto anche psicologicamente. Sì, quindi chiariamo, nel senso, il sorpasso di Mazzina con una facilità disarmante, ma Eddy Lamarra sta andando fortissimo, cioè è Mazzina che sta andando il triplo degli altri. E alza il braccio Gianluca Villa, alza un braccio, problemi per lui. Lo ripassa Vietti Ramos, quindi problemi per Villa. Comunque vicino ai box dovrebbe arrivarci tranquillamente se la moto va avanti. Infatti viene passato da Mazzina con una velocità proprio notevole. Problemi per Villa. Sì, dicevo, Eddy Lamarra sta andando fortissimo e sta facendo un gran lavoro, anche perché giustamente Lamarra dice... Sì, non era uno screditamento su Lamarra, era semplicemente un elogio a Mazzina, che è in uno status di forma pazzesco. Sì, esatto. E comunque Lamarra è rientrato giù, come ti dicevo,
Villa, perché aveva probabilmente qualche problema, e Chicco Rigo, Chicco per gli amici, Francesco Rigo, si prepara a fare il terzo stint del team Villa Racing. Comunque la Marra, dopo la caduta del primo stint, intelligentemente sta forse tenendo un pochino di margine per arrivare fino in fondo, perché ha capito che qua stanno cadendo tutti oggi, quindi arrivando fino in fondo magari, sai, è capace che ti porti a casa anche un buon risultato. Comunque sono quarto in questo momento. Onboard camera sulla moto di Luca Pedersoli, che ha raggiunto Andrea Poggi. Sta andando fortissimo Luca Pedersoli, ha messo il turbo, ha messo la settima, ha raggiunto il pilota numero 88 davanti a lui e potrebbe andare a sdoppiarsi. Infatti Luca Pedersoli e Salvadori sono doppiati da Poggi e Sorrentino, perché per la caduta di Salvadori hanno perso tantissimo tempo. Pedersoli, l'attacco all'esterno della scarperia su Poggi, sta cercando il punto in cui andare a mettere la sua Yamaha R1 davanti alla BMW numero 88, ma Poggi è un osso duro da passare. E nel frattempo voglio farti notare come ha ricominciato a piovere sul circuito del Mugello, quando siamo al 42esimo giro su 62. Siamo entrati nel terzo di questa gara, cioè nella... dividi la gara in tre, prendi la terza parte e falla. Intanto all'esterno Pedersoli al correntaio! Imbarazzante questo sorpasso! Incredibile la confidenza che ha avuto Luca Pedersoli in percorrenza all'esterno. Ha passato Poggi con un sorpasso semplicemente meraviglioso. E adesso Poggi dobbiamo vedere se avrà il passo per restare dietro alla moto numero 23 del team MotoZoo, guidata dal bresciano Luca Pedersoli. Non è proprio bresciano, è nato a Cividate Camuno, però provincia di Brescia, credo. Non lo so, in geografia non sono mai stato un drago, comunque. Non mi chiedere. No. L'accento ricorda il bresciano, quindi è molto simile. Poi è Francia Corta, lui è... Sì, vive lì. Brescia, ragazzi, Brescia, basta, identificato come Brescia. Vieti Ramos ha preso Tognocchi e sta cercando lo spiraglio in cui andare a mettere la sua Premoto 2 davanti alla Suzuki 600 di Tognocchi. Ci riesce adesso alla Casanova Savelli e guadagna così. Non guadagna una posizione, ma guadagna pista libera davanti a sé su Enrico Tognocchi, che, come dicevo, sta correndo da solo perché il compagno di squadra si è ritirato dopo un incidente al quarto giro, e quindi penserà anche a portare a casa la moto senza forzare più di tanto, perché andare a sdraiarsi, lanciare la moto per andare ad andare forte in una gara in cui non hai speranze di vincere perché hai già 20 minuti di ritardo su tutti quanti, sarebbe quantomeno stupido. Quantomeno sarebbe intelligente portare a casa la fine della gara e accumulare esperienza. Mazzina ha preso Manuel Pociali e voglio vedere adesso se Mazzina ne avrà per andare a passare il due volte campione del mondo Manuel Pociali, pilota del team AP Racing, che si trova attualmente in seconda posizione. Questa è una lotta molto importante perché si stanno giocando la seconda posizione assoluta. Michael Mazzina esce fortissimo dalla seconda variante, affonda il colpo, la staccata all'interno, ma Pociali resiste come un drago, come un leone, pinza i freni oltre il loro limite e va a resistere all'attacco di Michael Mazzina. Quando la pioggia si fa sempre più forte sul circuito del Mugello, l'attacco alla Casanova Savelli per Michael Mazzina, vicinissimo a Manuel Pociali nel cambio di direzione. Impressionante il sorpasso di Michael Mazzina Z, il vincitore dell'R1 Cup, che si mette dietro non un nome qualunque, non un pilotino, ma il due volte campione del mondo Manuel Pociali, e guadagna la seconda posizione. Pazzesco, davvero, il sorpasso nel cambio di direzione alla Savelli sul bagnato, tanta su, roba su Manuel Pogiali, è tantissima veramente roba. Interessante. Attenzione, perché se togli gli ali e ci metti Poggi, ottieni l'onboard di questo pilota Andrea Poggi, che ha messo nel mirino Luca Pedersoli, che impenna anche sullo scollinamento della San Donato con la moto del team MotoZoo che sfiamma, e Andrea Poggi che ha provato l'attacco su Luca Pedersoli ma non ci è riuscito, quindi Pedersoli sta staccando davvero fortissimo. Si gira anche per guardarsi dietro, come mai, per capire dove Poggi, per capire se è tutto bene. Forse avrà detto, probabilmente l'ha sentito arrivare sul rettilineo e ha voluto controllare dove fosse. Oh no! Stava andando forte. No! Forse un po' troppo. Però dai, guarda, ha già rialzato la moto, è già ripartito. Bravissimo. Ripartito. Veramente grande Michael Mazzina. E senza pedana. Ha perso la pedana sinistra, Edo. Fa niente. Rivediamo il replay della caduta. Aia. Anteriorata. Comunque io vedo sempre che lui si allena col trial, quindi... adesso è... Sì. Nel trial non c'è la sella, adesso non hai la pedana. Boom. In qualche maniera. No, allora, se riparte senza pedana e si fa questi 10 giri che mancano fino al cambio pilota, io
gli do un premio, è infangato da Supercross tra l'altro anche. Io gli do un premio a Michael Mazzina, perché davvero mi dispiace, perché stava andando molto forte. Intanto si sta preparando Tommasoni, ha capito che forse è l'ora di entrare. Fervono i preparativi nel box del Carraro Engineering, il team con cui corrono questi due piloti, perché potrebbe darsi che Mazzina rientri per dare il cambio a Tommasoni. Staremo a vedere come va questo, il proseguimento di questa gara, mentre Poggi è ancora in lotta con Pedersoli. Quando siamo giunti al 43esimo giro, Poggi si trova in sesta posizione, Pedersoli si trova in nona posizione con un giro di ritardo rispetto ad Andrea Poggi, quindi Pedersoli si è sdoppiato in realtà andando a passare Poggi, ma non sta allungando. Evidentemente Poggi ha anche il vantaggio di avere un treno davanti a sé, un traino, quello di Luca Pedersoli, di andare a capire che traiettoria fare. Guarda come sta guidando Mazzina! Grande! Impressionante! Impressionante! La Marra ha preso Mazzina, lo va a passare in scioltezza della serie, ma è passato facile Neanche prima. Tanto, No, resiste Mazzina! Piede sul forcellone e via! No, ed è impressionante! Ma poi come fai a fare le curve all'interno? Infatti vedi la fatica che fa la curva chiaro, a sinistra dove ti appoggi. Capito? Ma come fai a guidare senza pedale? Un 1000 al Mugello. No, beh, le curve a destra ti arrangi e le curve a sinistra. Esatto. E guarda che ci sono piloti che il piede esterno lo staccano dalla pedana. Sì. Quindi le curve in cui la pedana rotta è all'esterno fa niente. Falla la bucine senza la pedana. Poggiali, appunto, è quello il problema. Poggiali ha preso Francesco Rigo, sta per andare a doppiare il pilota del team Villa Racing, lo andrà a passare probabilmente qui adesso all'uscita delle Biondetti. Evidenti differenze di prestazioni tra questi due piloti, chiaramente si sta parlando di un campione del mondo, due volte campione del mondo, e un pilota come Francesco Rigo che ha alle sue spalle diverse gare ma non ha un palmarès da mondiale, non ha esperienze da mondiale e quindi non può pensare di andare a fare i tempi che fa quel pilota lì davanti. Guarda come si sta strappando la gomma di Felappi. Hai visto? In questo slow motion da dietro, prima quando pioveva tanto, si vedono proprio dei brandelli. Non vorrei che fosse il bordino della giunzione della mescola. Sì? Ogni tanto, sai, quando si uniscono le... Ci sono dei bordini che si formano sulla gomma, magari si vedono ed è semplicemente quello. Non mi sembra sia una situazione, almeno di una gomma difettosa, da formazione di graining, giusto? Sì. Beh, anche perché c'è talmente tanta acqua per terra che prima di consumarle le rain qua ce ne Ma va, quindi... durano 7000 km in queste conduzioni. Esatto. Davvero. Sì, quindi cioè, le rivendi come nuove praticamente. E intanto Villa come ci dà dentro all'arrabbiata 1. Impressionante, belle tra l'altro le carene, ne parlavamo prima, sono carene che producono loro e sono davvero molto 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 belle. E 44esimo giro, cala l'oscurità sul circuito del Mugello, si sta abbassando la visibilità, si sta abbassando la luminosità e Mirko Calcagno continua a darci del gran gas per cercare di portare quantomeno a podio della classifica 600 il team Speedy Bike. Vietti Ramus ha preso l'equipaggio di Zaccone e Stirpe, l'attacco alla Savelli si infila dentro. Ramos. È appena passato Stirpe, se non sbaglio, quello è Stirpe. Dici? Dalla tuta, dai. Sì, sì, sì. È Stirpe. Stirpe, sicuro. Grande sorpasso di Vietti Ramos, dire che hai passato Stirpe alla Savelli, oh. Pazzesco. Porca miseria, sta andando forte Vietti Ramos, nonostante... E intanto Manfredi di nuovo va a passare Pedersoli, vabbè. Ciao, grazie. Ma infatti Pedersoli, ieri, il sabato... ci ha detto, oh ragazzi, ma Manfredi quanto sta andando forte sul bagnato, cioè io mi ricordo, mi ha detto proprio lui, a me mi ha passato a un certo punto che non ho neanche fatto in tempo a capire chi era, talmente fa forte, guarda quanto sta dando, davvero impressionante Manfredi, anche perché con il gas che ha dato in questi giri di gara Manfredi si è riportato in quinta posizione e vista la caduta di Michael Mazzina è possibile che arrivi anche a prenderlo, che si porti in quarta posizione. Nel frattempo Eddie La Marra ha raggiunto davanti a sé Mirko Calcagno che ha un giro di ritardo, quindi non è un sorpasso ma è un doppiaggio quello che sta per andare a fare Eddie La Marra sul pilota del team Speedy Bike, che sta cercando di restare in piedi, anche perché bisogna dire che comunque il team Speedy Bike, stando così le cose, la terza posizione della classifica 600 ce l'ha matematicamente assicurata.
qualora i piloti non si lancino, perché Enrico Tognocchi ha troppo tempo di ritardo e Zoppi e Campodonico purtroppo si sono ritirati dopo l'incidente di Zoppi. Nel frattempo Poggi ha preso di mira Luca Pedersoli, si affianca all'interno del rettilineo del Mugello, affonda la staccata in fondo alla San Donato e si riprende la posizione su Luca Pedersoli. Dopo averlo studiato per 5 giri ha deciso adesso di andare a rimettersi davanti al pilota fondatore della omonima Riding School di Luca Pedersoli. Pedersoli che tra l'altro quest'anno poteva aggiudicarsi la Yamaha R1 Cup. Era sì, uno è stato in lotta con Mazzina sì. Fino a, mi sembra, la penultima gara di campionato. Sì, purtroppo è pesato tanto il ritiro alla prima gara di Misano per un problema tecnico. Pedersoli nel giro di rientro aveva rotto qualcosa sulla moto e non è riuscito neanche a partire. E quello zero lì ha pesato tanto, perché Mazzina... in campionati composti da 6 gare purtroppo accumulare uno zero nel tuo palmarès è un problema. Sì, assolutamente, purtroppo pesa veramente tanto. Nel frattempo Francesco Rigo, Chicco Rigo per gli amici, sta andando molto bene e la regia inquadra anche il leader della corsa. Il pilota che guida l'equipaggio Muzio e Clementi, dovrebbe essere Clementi questo se non sbaglio, perché ha la fascia rossa e di solito quelli con la fascia rossa sono i primi a partire, credo, non lo so. Quindi vabbè, è uno dei due. Comunque sia, fatto sta che il loro equipaggio, il numero 77, sta guidando la gara davanti a tutti. Fotografi che immortalano questi momenti di tensione prima dell'ingresso in pista di Luca Salvadori, che visto che mancano 16 giri alla fine quasi sicuramente arriverà fino in fondo. Felappi si sta preparando nel box del team RM2 per dare il cambio a Vietti, Ramos ed andare anche lui fino in fondo, mentre Manfredi probabilmente dovrà fare un'altra sosta e ridare la moto a Fini perché andrà lui fino in fondo. E Manuel Poggiali sta andando davvero molto forte. Rientra adesso Manuel Poggiali. Rientra adesso e riparte Dario Marchetti. Attenzione perché riparte Dario Marchetti e non Luca Bono. Non può partire Luca Bono perché Luca Bono guida la moto di Poggiali. Ah, è vero, quindi conseguenzialmente non può entrare. Non può entrare, esatto, non può entrare perché non c'ha benzina la moto di Poggiali. Quindi sono curioso di vedere se adesso Marchetti andrà fino in fondo o se ci sarà un'ulteriore sosta tra questi due. Mazzina ha preso Francesco Rigo, lo va a passare senza la pedana. Edo, sono 10 giri che Mazzina va avanti senza pedana. E ha trovato il giusto feeling con il forcellone. Guarda come fa la Bucine! Più forte di Rigo che ha le pedane, che comunque un pilota che il gas ce lo dà Rigo, cioè sta facendo una gran bella gara, sta girando su tempi di tutto rispetto ed è... non lo so, io non ci credo. Rientra adesso Eddie Lamarra e dà il cambio a Remo Castellarin, che al 48esimo giro di gara rientra in pista e arriverà fino in fondo. Intanto stanno facendo il pieno alla moto di Bono e Bono si sta preparando, quindi una strategia molto strana questa del team Apiracing. Con tre taniche. Con tre taniche? Hai visto? Sai cos'è? Io ti dico io cosa hanno fatto. Allora, zucchero, cannella ed ogni cosa è bella. Bravo. Mi mancava questa. Grazie per la perla di saggezza. Sai cosa hanno fatto? Allora, Bono ha fatto il primo stint, poi è entrato Marchetti, poi è entrato Poggiali, poi volevano far guidare Bono perché comunque ha tempi più veloci di Dario Marchetti, ma non poteva usare la moto di Poggiali. Così Marchetti fa un solo giro, fanno pieno la moto di Poggiali e poi parte Bono. Sentiamo Poggiali cosa ha da dire ai nostri microfoni. Ed eccoci con Manuel Poggiali appena rientrato ai box. Manuel, quanta acqua? Ma negli ultimi giri onestamente è stata difficile perché vedevo tutto lucido. E a differenza dei primi giri che comunque era bagnata ma in maniera completamente diversa, però è stato bello, divertente, era davvero diverso tempo che non guidavo sotto l'acqua, quindi ieri ho fatto molta fatica e abbiamo girato anche poco perché noi comunque in tre giriamo di meno rispetto a due, naturalmente ognuno cada uno e niente, invece oggi tutto sommato è andata abbastanza bene, ho girato anche 14 che non è male, sull'acqua non è il mio forte, non lo è mai stato, però me la sono cavata. Grazie mille. Ciao ragazzi, ciao. Ed è proprio come ti dicevo io, abbiamo visto che mentre intervistavamo Manuel Poggiali, dietro di lui è avvenuta la sosta con Marchetti che è rientrato e ha dato il cambio a Bono. Quindi Bono ha fatto il primo stint, poi è entrato Marchetti, poi è entrato Poggiali,
Poggioli è tornato in box, Marchetti ha fatto solo un giro, giusto il tempo di rifornire la moto. Intanto Poggi si esce. No, Muzio Clementi. Muzio, scusa, sì, esce. E per dare il cambio a Clementi. Quindi era Muzio che guidava e adesso entra Clementi, che è il leader della gara. Così hanno dato il tempo in quel giro che ha fatto Marchetti di fare il pieno alla moto. E non di hanno Poggioli perso tempo stando fermi. Bravo. E hanno fatto rientrare Luca Bona. È quello che continuo a dirti dall'inizio della gara e anche durante la Endurance GP, che il team nelle gare di Endurance conta tantissimo, perché bisogna sempre rielaborare il pensiero. Loro hanno voluto fare questa cosa e per non perdere tempo, un giro, one lap, tempo di rifornimento e si rientra. Rientra Vietti Ramos, riparte Felappi. La classifica di gara quindi adesso al 50° giro, quando mancano solo 12 giri alla fine di questa meravigliosa e divertentissima 200 miglia del Mugello, vede l'equipaggio Muzio Clementi al comando della gara con un buon vantaggio su Michael Mazzina. Ah, caduto Manfredi! Riparte Fini adesso senza il compagno di squadra, è caduto Kevin Manfredi. Colpo di scena, stava andando fortissimo. Speravo davvero che potesse arrivare a fare un podio così, ma purtroppo è caduto. Quindi dicevo, Muzio e Clementi guidano la gara. Mazzina e Tomasoni sono in seconda posizione, ma Mazzina deve ancora fermarsi. Castellarin e Lamarra sono terzi con 2 minuti di penalità. Quindi Bono dovrebbe essere secondo in questo momento, contando sì, che Mazzina teoria si fermerà e che Castellarini è penalizzato di 2 minuti. Esattamente. Quindi Bono, Marchetti e Poggioli sono secondi. Guarda che strategia meravigliosa del team AP Racing, che ha davvero imbroccato la formula giusta per andare a portarsi a casa un secondo posto, quando comunque mancano 12 giri alla fine della gara e non è ancora detto tutto, perché certo Clementi ha un buon vantaggio sugli inseguitori, ma deve arrivarci in fondo. Quindi, assolutamente sì, intanto Salvadori sale al 7° posto. Grande la rimonta di Luca Salvadori e Luca Pedersoli, che hanno fatto una gara straordinaria recuperando molto bene dalla caduta di Luca Salvadori. Intanto Francesco Rigo ha preso di mira questa Suzuki di fronte a lui, la moto numero 711, con Francesco Rigo che cerca il posto in cui andare ad effettuare un sorpasso. Ce l'ha nel taschino, ha qualcosa in più in queste condizioni di bagnato pesante, dove la pioggia inizia ad intensificarsi sempre di più. Francesco Rigo sembra trovarsi a più agio rispetto al pilota che lo precede all'ingresso dell'Arrabbiata 1. Bellissimo, bellissimo, bellissimo il sorpasso di Francesco Rigo, che guadagna quindi una posizione. Mentre alle sue spalle arriva Remo Castellarin, che sta andando davvero ai 200 all'ora qui sul bagnato, alla Arrabbiata 1 e Arrabbiata 2, e ha messo di mira Francesco Rigo, lo va a passare con grande facilità in staccata. 11 giri alla fine, Clementi ha nelle sue mani la possibilità di andare a vincere questa gara. Luca Salvadori lo vediamo adesso in lotta con una moto di fronte a lui, non riesco a capire niente. È proprio Clementi. Salvadori va a passare Clementi in staccata alla San Donato. Bellissimo questo sorpasso di Luca Salvadori, che sta rimontando alla grandissima e si è sdoppiato, quindi guadagnando terreno sui piloti che lo precedono. Ha frenato fortissimo qui alla San Donato. Imbarazzante, davvero imbarazzante. Mirko Calcagno ha messo nel mirino anche lui davanti a sé Filippo Fini, lo va a passare all'esterno del correntaio e all'ingresso delle Biondetti, e guadagna quindi una posizione anche lui. Si trova a 14°, rientra Michael Mazzina per dare il testimone al suo compagno di squadra. Guarda come si è fermato. L'hai visto? Stop. Su una ruota. Incredibile. Il manico di questo pilota è qualcosa di incredibile. Michael Mazzina. Ah, vedi, non riescono a metterla sul cavalletto perché non c'è più il nottolino. Ah, è vero! È vero! Va bene lo stesso, dai, si è fermato, basta. Sì, fatelo partire, che cavolo. Rientra Francesco Rigo. Rientra Rigo, quindi 4 stint, come tutti peraltro, per il team Villa Racing. E Gianluca Villa sarà il pilota che porterà in fondo questa gara per il loro team. Infatti avete visto che perché un pilota possa ripartire è necessario che quello che è appena entrato metta le moto sui cavalletti. Sì. Se no non può partire. E giustamente Mazzina è caduto, non aveva il nottolino per metterla sul cavalletto, e i commissari gli hanno detto vabbè, vai, vai, perché devi fare. Se no hai finito qui la gara. Rientra anche Poggi. Rientra Poggi e riparte Sorrentino, che sarà il pilota numero 88 che andrà fino in fondo quando mancano 9 giri alla conclusione di questa edizione. Gli ho fatto il segno usa la testa.
che serve, soprattutto in queste condizioni qui, perché hanno tra le loro mani un grandissimo risultato, mentre intanto si congratulano per la bellissima gara di Francesco Rigo, del box del team Villa Racing, e giustamente utilizzare la testa è molto importante, perché Sorrentino e Poggi stanno amministrando la quinta posizione, mentre Salvadori sta facendo da traino per Clementi. E Clementi va a passare Salvadori all'ingresso della Casanova Savelli. Quindi Clementi si riporta di nuovo davanti, sempre al comando della gara. E adesso possiamo comunque vedere che cosa sta facendo Clementi, inquadrato dalla moto di Luca Salvadori. Quando mancano 8 giri alla fine, la pioggia si sta intensificando sempre di più. Edo, c'è poca luce, c'è tanta pioggia, quanto è difficile vedere in queste condizioni? Davvero, è difficilissimo, perché prima dava fastidio il sole perché era basso e c'era il sole. Adesso dà fastidio perché non c'è il sole. Perché non c'è il sole e non si vede niente e sta piovendo. Quindi praticamente oggi il problema è la visibilità e l'acqua. Sì, esatto, non hai solo tanta acqua, ma hai anche che non vedi un cavolo, non vedi dove stai andando. Esattamente. E lo potete anche vedere da queste immagini, le nostre telecamere stanno facendo una grande fatica a riprendere queste immagini, perché non dico che è notte, ma poco ci manca. Sì, perché alcune poi si appannano nonostante siano sigillate, quindi questo fa capire che umidità ci sia nell'aria. Sì, esatto, poi noi facciamo del nostro meglio anche per regalarvi le immagini migliori possibili, ma in condizioni meteo così la natura non si comanda, purtroppo. Soprattutto quando non hai telecamere come quelle della MotoGP, devi un po' arrangiarti con quello che hai. Sponsorizzateci, però, bravi MotoGP, Dorna, dateci delle telecamere. Guardate qui alla Casanova Savelli quanto stia diventando buio. Dai, basta, andiamo a fare l'aperitivo. Guarda, se no va buio. Dai, mancano 7 giri, finitela che vogliamo andare a fare l'aperitivo. Castellarin in questo momento si trova in seconda posizione. Quei 2 minuti di penalità pesano molto, ma comunque bisogna vedere alla fine della gara, perché potrebbe arrivare a podio. Potrebbe comunque chiudere a podio, sarebbe un grande colpo di scena. Chi l'avrebbe mai detto, dopo la caduta di Lamarra, dopo i 2 minuti di penalità per il taglio di raccordino, addirittura arrivare a sperare in un podio a 7 giri dalla fine? Nessuno ci avrebbe mai messo la firma. Intermedio del podio, non bravo, addirittura seconda posizione. Intanto rientra Calcagno, ultima sosta si spera per il team Speedy Bike. Sul cavalletto, sulla CBR numero 3, giù il cavalletto dall'altra CBR numero 3, e Cigoli sarà l'alfiere che porterà in fondo il testimone del team Speedy Bike. Danilo Tomasoni, anche lui arriverà fino in fondo, 6 giri alla fine, sta andando davvero forte. Anche lui ha la possibilità di arrivare a conquistare un podio, nonostante la caduta di Michael Mazzina. Qualora lì davanti succedesse qualcosa, potrebbe portarsi a casa un podio. Sta per andare a passare Sorrentino. Attenzione, perché Tomasoni in realtà è quinto, Sorrentino davanti a lui, quindi si stanno giocando la quarta posizione. Non fate caso alla grafica che è sballata. Adesso la grafica è giusta, perché Tomasoni ha passato Sorrentino e ha guadagnato la quarta posizione. Quindi un colpo di scena, sono ancora sorpassi che valgono posizioni, mentre Bono va a passare Tomasoni sul rettilineo del circuito del Mugello, ma Tomasoni resiste. Attenzione, perché questi due si stanno giocando questa volta la terza posizione. Colpo di scena, Tomasoni ha preso Bono, si sono presi a vicenda e adesso questi due si stanno contendendo il podio. È una lotta importantissima, è una lotta davvero che vale tantissimo, perché in ballo non c'è soltanto un buon risultato, c'è il podio, c'è il podio, c'è il poter dire io ho la 200 miglia del Mugello, sono salito sul podio. Mentre Luca Salvadori, una rimonta straordinaria per lui, 4 giri alla fine, anzi 5, si trova in quinta posizione, a un passo anche lui dalla zona podio. Seppure i secondi di ritardo siano tantissimi, il podio è davvero lì a portata di mano. Dovrebbe succedere un miracolo. No! Che bomba! Aiuto! Aiuto! No! La moto distrutta. Ha fatto un volo pazzesco. 5 giri dalla fine. Tomasoni conclude così la sua gara alla Casanova. Non saprei dirti se anteriore o posteriore, ma la moto ha preso una mina che la metà basta. Mamma mia, vedi, quando è entrata in ghiaia ha cominciato a rotolare proprio di lato. Porca vacca. È caduto fortissimo, tra l'altro. È caduto davvero fortissimo. Quando mancano 5 giri alla fine della gara, Salvadori sta riprendendo lì da lontano Clementi, che si trova lì davanti e sta affrontando adesso la Biondetti. Clementi per terra. Non ci credo. Clementi per terra.
Il leader della corsa è caduto alla Biondetti a 4 giri dalla fine. Castellarini è primo adesso in questo momento. Castellarini è primo ma ha 2 minuti di penalità, quindi Luca Bono attualmente a 4 giri alla fine della gara potrebbe essere il vincitore. Colpo di scena su colpo di scena, fuori Tomasoni, fuori anche Clementi caduto alle Biondetti a 5 giri dalla fine e adesso Luca Bono, quando ormai non si vede più niente, ha tra le sue mani la possibilità di portarsi a casa la vittoria. Ha la possibilità di poter ancora una volta, dopo averla già vinta per 2 edizioni, portare a casa la vittoria della 200 miglia del Mugello Endurance, mentre Gianluca Villa in questa pioggia battente ha montato i canotti e sta volando sull'acqua. E rispetto a tutti gli altri è Remo Castellarin, ha raggiunto Gianluca Villa e adesso sarà del gran filo da torcere per Castellarin andare a passare Gianluca Villa all'esterno. Guarda quanto ne ha di più, guarda quanto va forte Remo Castellarin. Sta facendo una gara straordinaria Castellarin. Sa che se riesce a recuperare più di 2 minuti su Luca Bono può arrivare a portarsi a casa la vittoria. Ed è la gara, questa 200 miglia del Mugello, la gara delle sorprese, così come la sorpresa adesso di Tognocchi che ha un problema e procede lentamente a 4 giri dalla fine. Le sorprese che non smettono mai di succedere in questa gara pazza, imprevedibile, fino alla bandiera a scacchi non si saprà chi vincerà, perché Remo Castellarin lì davanti ha fatto un ultimo stint a cannone. Guardalo qui come va a staccare sul bagnato, impressionante. Sta cercando di guadagnare più secondi possibili per allungare su Luca Bono e per arrivare ad avere tanto vantaggio da poter dire quei 2 minuti di penalità sono sufficienti per farmi comunque vincere. Alessandro Moncigoli in lotta con Fini, mentre Clementi si è rialzato. Clementi è riuscito a ripartire. Ci arriva adesso la comunicazione dalla regia. Non abbiamo l'onboard camera sulla sua moto, ma sappiamo che è ripartito e si trova terzo. Quindi Castellarin al comando, Bono secondo, ma con un punto di domanda, perché bisognerà vedere sotto la bandiera scacchi quanto sarà il ritardo su Castellarin, perché bisognerà aggiungere la penalità. Clementi terzo e Salvadori, che se succedesse ancora qualcosa lì davanti potrebbe addirittura andare a conquistare il podio. Si ferma Tognocchi per cercare di capire cosa ci sia che non va sulla sua moto quando mancano solo 3 giri alla fine della 200 miglia del Mugello edizione 2016. Una gara che ci continua a riservare sorprese su sorprese. Una gara che fin dall'inizio si è rivelata totalmente imprevedibile. Una gara che ci ha regalato grandi emozioni. Prima la pioggia, poi il sole, poi l'arcobaleno, poi di nuovo le nuvole e poi di nuovo questo diluvio, questa pioggia torrenziale. Questo buio in cui non si vedono le curve, in cui i piloti dovrebbero avere i fari da endurance come quelle vere, le 24 ore, il Boldor, per capire dove stanno andando, per destricarsi tra le goccioline d'acqua e le altre moto che sollevano questa nuvola di acqua alle loro spalle. Felappi si vede sverniciare dalla Yamaha R1 del team Motozoo di Luca Salvadori, che va a tagliare sul cordo l'interno alla Biondetti come se fosse asciutto. Lui il gas ce lo dà sempre a quattro mani, sia con la pioggia sia con il sole, e porta sempre in alto quel suo cognome che ormai su tutti i social network sta spopolando, anche dopo i video che abbiamo fatto noi andando a immortalare le sue gesta. Prima la Biondetti in modo ignorante, poi la pole position in questa giornata e poi adesso chissà che non possa arrivare un podio anche per il team Motozoo. Ha preso anche Sorrentino, l'ha preso sul rettilineo, lo va a passare in fondo alla staccata della San Donato e guadagna tanti metri, tanti secondi preziosi. Secondi che in una gara di endurance all'inizio ti sembrano valere poco, ma alla fine poi, quando si prendono in mano i risultati di gara, quando si fanno i conti, quando si guardano i risultati, quei secondi possono determinare il successo o l'insuccesso di un equipaggio o di un pilota. Luca Bono ha tra le sue mani la vittoria, sta andando fortissimo. Guarda quanto sta andando forte qui al correntaio. Adesso entra alle Biondetti a cannone. Nonostante la pioggia si stia intensificando qui sul circuito del Mugello, Luca Bono sta andando davvero fortissimo. 2 giri alla fine della gara, Castellarin primo, Bono secondo, Clementi terzo, che è ripartito e non sembra avere anche lui grandi problemi. La pedana sembra che ci sia. Assolutamente, che gli è andata molto bene, perché cadere alle Biondetti di solito la moto la probabilità è molto alta che tu possa disfarla, invece è ancora funzionante. Sì, ancora lì, è ripartito. E tra l'altro sta facendo comunque dei tempi di tutto rispetto, quindi non sta girando piano.
Anzi, se andiamo a vedere i tempi che sta facendo, intanto Moncigoli... Stirpe. Moncigoli su Stirpe! Guarda dove lo chiude, sul cordolo, sul bagnato! Moncigoli tiene aperto il gas, vuole andare a prendersi quella posizione. Non è una posizione che vale direttamente punti, perché la caduta di Varanese ha influito dando 3 minuti di ritardo su questo team, ma vale la gloria di poter dire io sono finito davanti a piloti che fanno campionati di altissimo livello. Edo, Stirpe lo conosci bene anche te, sai quanto va forte? Assolutamente sì. Ogni tanto mi cerco di attaccarmi e di seguirlo per vedere dove va. No! No! Questo è un disastro. Disastro per il team AP Racing. Luca Mono in terra a 2 giri dalla fine, anteriorata improvvisa. Non ci posso credere. Che sfortuna. Non ci posso credere, non ne vuole sapere di darci un vincitore questa gara finché non si va sotto la bandiera a scacchi. Giù anche Luca Bono e i primi 4 classificati, Castellarin, Bono, Clementi, Salvatori, tutti e 4 hanno almeno una caduta sul loro groppone nel corso di questa gara. Incredibile, incredibile, questo vi dimostra ancora una volta quanto le endurance siano imprevedibili fino all'ultimo minuto. Moncigoli è ancora in lotta con Stirpe, ancora qui a battagliare, e riesce finalmente a mettersi davanti e a poter dire io c'ero, io l'ho passato. Clementi sta girando piano, questi ultimi 3 giri sta andando sull'ordine del 2.27, 2.29, 2.30, 2.32 al 61esimo giro. Questo va tutto a vantaggio di Castellarin, che sta andando fortissimo. Quando inizia adesso l'ultimo giro di questa gara, Castellarin si trova adesso all'arrabbiata 1, sta andando fortissimo, nella sua testa non pensa ad altro che a quella bandiera a scacchi. È entrato Dario Marchetti per sostituire Luca Bono, caduto e ritiratosi quindi dalla corsa, e Marchetti arriverà fino in fondo. Castellarin lo separano dalla fine di questa gara soltanto una manciata di curve e tantissime gocce d'acqua che da qui alla bandiera a scacchi renderanno la sua fine di gara ancora più difficile. Castellarin, bisogna dire che forse non ci avrebbe mai sperato di poter dire io sono arrivato a podio dopo la caduta di Lamarra nelle prime fasi di gara, dopo l'imprevisto del rientro ai box di Lamarra. Non se lo aspettava nessuno, hanno perso tanto tempo, hanno perso tanti secondi, non hanno avuto il tempo di ripartire in fretta e recuperare. Dopodiché si è messo giù nel cupolino, giù a dare gas, giù a non pensare a nient'altro se non a pennellare queste curve sul circuito del Mugello con la sua BMW e dare tutto il gas che soltanto lui ed Eddie Lamarra sono in grado di fare. Sbacchetta la sua BMW sul bagnato, arriva adesso ad affrontare l'ultima curva che lo separa dalla fine di questa 200 miglia del Mugello Endurance 2016. Castellarin sta per transitare sotto il traguardo per primo, sotto la bandiera a scacchi, ma finché non passerà Clementi non sapremo chi dei due avrà vinto. Sventola la bandiera a scacchi sul circuito del Mugello e segna così la parola fine a questa meravigliosa edizione della 200 miglia del Mugello Endurance stagione 2016. E adesso, signori, iniziate il conto alla rovescia di 2 minuti per capire se Castellarin o Clementi avranno vinto questa gara. Nel frattempo Marchetti è passato sotto la bandiera a scacchi e di sicuro è arrivato a podio. Di sicuro è arrivato a podio, adesso aspettiamo soltanto di vedere se Clementi passerà sotto la bandiera a scacchi. Anche Mazzina è arrivato. È arrivato anche Mazzina, che quindi ha chiuso in sesta posizione alle spalle di uno straordinario Sorrentino che ha chiuso quinto. Quindi Salvadori quarto, Sorrentino quinto, Mazzina sesto, Villa settimo, Bosio ottavo, Tagliabue nono, decimo Fini. Questa è la top ten. Ancora non si sa chi sarà il vincitore. Non si vede più. Ancora non si sa. Eccolo qua, Clementi sotto la bandiera a scacchi e vince la 200 miglia del Mugello per 16 secondi di vantaggio su Remo Castellarini in seconda posizione. Quasi, quasi Castellarini. Che gran rimonta che hanno fatto. Impressionante, impressionante. Comunque Castellarin è stato concretissimo questa gara, davvero sempre veloce, appena fin dal primo giro d'ingresso è sempre stato molto costante e non ha mai sbagliato niente. Nulla. Anche Lamarra ovviamente, però purtroppo è incappato in quella scivolata e se no avrebbero assolutamente, credo, vinto loro. Assolutamente sì, avevano, sai, ne avevano tanto di più. C'è da dire anche che, lo sai bene anche tu, sul bagnato quella curva la fai 2 volte nello stesso modo, e una volta la moto regge, un'altra volta la moto no. Sì, basta, esatto, quella gocciolina d'acqua in più e se sei al limite, sei al limite, non è che ci puoi far tanto. Ma la vittoria dell'equipaggio Muz e Clementi con 16 secondi di vantaggio sulla Marra Castellarin è incredibile.
fino all'ultimissimo, finché non sono passati sotto la bandiera a scacchi, non sapevamo chi avrebbe vinto, perché la penalità di 2 minuti sulla Marra Castellarin ha influito tanto sull'esito di questa gara. Quindi, ricapitolando, nel frattempo complimenti anche a Zaccone, Stirpe e Corradini, che si sono aggiudicati la vittoria della classe 600. Assolutamente sì. Quindi transitati proprio adesso sotto la bandiera a scacchi e hanno conquistato la vittoria. Quindi, andando a rivedere la classifica, partiamo dalla classe 600 con la vittoria di Zaccone, Stirpe e Corradini, che hanno distaccato di un giro Bergamasco, Felappi e Ottaviano Vittiramus in seconda posizione, bel risultato per il team RM2, mentre il team Speedy Bike di Alberto Corradini ha chiuso in terza posizione, quindi terzo gradino del podio per Varanese, Moncigoli e Calcagno. Non classificati Tognocchi per aver percorso non il numero minimo di giri, infatti correva da solo. Non classificati anche Zoppi e Campodonico. Nella classe 1000 la vittoria di Clementi e Muzio, che precedono la Marra Castellarin di solo 16 secondi. E lì, ok, coi se, con i ma, sai, non si sono... Sì, no, chiaro, comunque, cioè... complimenti e sì, tanto di cappello a Muzzi e Clementi, perché però ecco, la classifica dà sempre ragione al primo. Però sai cos'è? Se Castellarin avesse visto che la Marra era caduto, ok? E si fosse fatto trovare pronto col casco quando la Marra è entrato, poteva rientrare, non perdere quei 16 secondi e avrebbe vinto. Cavolo, è vero. E questo ti fa capire quanto in un endurance tu dici sì, vabbè, sì, la gara dai, dura tanto, alla fine meno male, e invece... Ma poi arriva la fine che te la giochi sul filo dei secondi. E sai, 16 secondi sono tanti e sono pochi, in 62 giri non sono tanti, e comunque tutta esperienza per team che vogliono intraprendere le gare di endurance. Mentre chiudono a podio Luca Bono, Dario Marchetti e Emanuele Poggiali. Avrebbero potuto vincere questa gara se Bono non fosse caduto, ma oh, cioè, l'hai visto anche te quanto pioveva, quindi capita, può capitare. Bono doveva... Niente da rimproverarsi a Bono. No, esatto, poi Bono doveva andare forte, perché comunque, cioè, se non vai forte non vinci, e soprattutto probabilmente non sapeva che Clementi fosse caduto. Non so se dai box gli hanno messo la tabella Clementi out, è un po' difficile, soprattutto sì, col fatto che non vedi niente lì sul muretto dei box, magari non gliel'avevano detto. E comunque sono saliti sul gradino del podio più basso e hanno fatto un grande risultato. Salvadori e Pedersoli quarti a 1 minuto e 52 di ritardo dal podio, e... Non è tanto per questa gara di endurance, mentre Sorrentino e Poggi premia tanto la costanza, non sono mai caduti, sono sempre andati bene e hanno chiuso in quinta posizione. Tommasoni e Mazzina, sesti, Rigo, Villa, Toffanin, giro settimi. Veloce della gara per Tommasoni e Mazzina, sì, con Mazzina. Fatto da Mazzina, 2.12, 884, fotonico. Bosio e Sersosimo in ottava posizione, nona posizione per Barbero e Tagliabue, decimo per Manfredi e Fini, undicesimo Ordecan e Cancelà, dodicesimi Mazza e Tuzzi, tredicesimi Osler e Pedrini. Purtroppo ritirato Gandini, non è più ripartito dopo quella sosta, abbiamo poi scoperto che aveva rotto il motore, quindi non ha... Aia. Già, quindi ci sarà da lavorare sulla moto per questa stagione invernale. Che gara che abbiamo visto, incredibile, incredibile. Poi è molto bello nelle endurance vedere come all'inizio si parte tutti insieme, poi durante il corso della gara ci si perde, doppiati, scambi di posizione, per poi ritrovarsi alla fine sempre lì. Sì, esatto. Poi magari ti ritrovi, ma hai un giro in meno, hai un giro esatto, in più. Esatto, esatto, esatto. È veramente la particolarità dell'endurance. Io non sono molto abituato a vederle, non ne ho mai fatta una. E le sto seguendo adesso con te, con Race Booking, ed è molto strano, sai, nelle gare di velocità si parte insieme, si arriva insieme, chi non arriva non è arrivato. E qui questa cosa qui è molto particolare e è molto affascinante. Davvero è stata una bellissima gara questa edizione 2016, non si smentisce mai questo evento meraviglioso organizzato da Promo Racing in collaborazione con Sprint House, e vogliamo ringraziare tutti i piloti che oggi hanno deciso di correre in queste condizioni proibitive, in queste condizioni al limite della umana sopportazione, per regalarci questa gara meravigliosa che ci ricorderemo per il resto della nostra vita. Qui da Alberto Fontana, Edoardo Mazzuoli è tutto, ci rivediamo all'edizione 2017 della 200 Miglia del Mugello.